dico, bene, sì sì, va bene, che documenti posso vedere? E lui dice, ah, nessuno. Ah, tipo, fantastico, riesco a scrivere un libro stupendo, senza vederne manco mezzo. E allora dissi, gli unici documenti aperti sono gli atti parlamentari. E quindi il lavoro l'ho fatto sugli atti parlamentari, come dal 49 al 77 è cambiata la filosofia della struttura dell'intelligence. Adesso questa parte che vi sto facendo è una anticipazione. Nel 1977 in Italia c'è stata la prima legge di organizzazione dei servizi di informazione, non chiamateli più servizi segreti, i servizi di informazione, poi vi dirò il resto. E è stata la prima legge che li ha strutturati in modo contemporaneo, sottraendo, diciamo, gran parte dell'intelligence ai militari e riunendo sotto il cappello della presidenza del Consiglio, del presidente del Consiglio, la materia che, di cui il presidente del Consiglio, tramite un suo sottosegretario delegato alla questione, è direttore e responsabile di tutta la politica. Senti, se vuoi non mi muovo, perché tu, poverino, io mi sono qua, no, va bene, allora sono buono, io passeggio tanto. Allora, e questa è una cosa molto importante, perché io vi do pillole di questa cosa, perché accanto alla responsabilità in capo al Presidente del Consiglio civile, c'è anche una relazione al Parlamento, ovvero i servizi sono responsabili nei confronti dei cittadini che hanno i loro rappresentanti in Parlamento. Parentesi quadra, ma questa è un'idea mia. Io non so quanto siano i miei rappresentanti, perché non ho avuto il bene di poterli eleggere. E questa è una cosa che a me dà molto fastidio, ma tanto fastidio, perché io me li voglio leggere i nomi e non leggere i nomi che mi impongono i signori dei partiti, ma questo non c'è presente. Dal 1977 al 2007 c'è stato un altro passo avanti. Perché io dico passo avanti? Voi sapete che siamo nella NATO, quindi ovviamente noi abbiamo sia standard militari che anche dobbiamo avere standard di organizzazione dell'intelligence che siano omogenei, giusto? Adesso mi fermo. E quindi capite che bisogna, qual è uno, io non mi voglio tediare con queste leggi, ve le potete andare a leggere, ma qual è un punto estremamente interessante, storicamente parlando, perché io sono uno storico analista, un certo senatore Ramponi, che era stato anche comandante generale della finanza, in Parlamento riuscì a dire basta con servizi per l'informazione e sicurezza, come fino allora sono stati chiamati, servizi di informazione e sicurezza, ha cambiato la particella di mezzo, ma non è solo una congiunzione, una particella, servizi di informazione per la sicurezza. Ecco, questo era un punto fondamentale da capire. I servizi non sono affatto segreti, si sa esattamente chi li sta, no? Per esempio, la Contini ieri ha parlato di Forte Braschi. Forte Braschi è una delle sedi, ma si sa dove sono. Certo, poi ci sono delle sedi più tecnologiche che è bene che non siano proprio alla portata di tutti, ma sono conosciutissime comunque da chiunque sta un pochino in mezzo a queste cose. Intelligence, perché
perché vi ho detto gli atti parlamentari? L'intelligence non è fatta solo intelligence, ma dobbiamo sapere tutti i segreti, no, l'intelligence, adesso rimarrete a bocca aperta, lui no, uno rimane a bocca aperta, però fa finta di rimanere a bocca aperta, la maggior parte delle notizie si ricavano dalle fonti aperte. Vi dico alcune cose storiche. Sapete, io parlo del passato perché è chiaro che con la tecnologia che abbiamo visto, che l'ingegnere mi ha spiegato, delle cose sono un po' cambiate, ma non tutte. Allora, nel passato, una delle fonti aperte, come adesso, attenzione, sono i giornali. Allora c'erano delle persone che leggevano e facevano i ritagli di giornale, perché a seconda del tonnellaggio delle navi che entrava in un porto, si potevano capire delle cose, giusto? Allora c'era chi spulciava i giornali. Perché? Perché nei porti, i giornali locali, nei porti sono contenti di dire è arrivato tot tonnellaggio, ah che bello, noi siamo in porto. Ma dai tonnellaggi o dalle navi che entravano si capiva la cosa. Le ferrovie, l'orario ferroviario. Ma l'orario ferroviario, ma che è una ponte? Allora, nel passato c'erano degli spioni, diciamo così, che nei vari posti, posticini, andavano a vedere se l'orario dei treni, siamo in tempo di guerra ovviamente, prima e seconda guerra mondiale, se per caso venivano soppressi dei treni e su quale tratta. Perché la soppressione, anche due anni prima della guerra, di alcuni treni su determinate tratte poteva indicare il passaggio di un convoglio militare, di truppe. Quindi capite che le fonti aperte sono molto aperte, basta saperle capire. Andiamo indietro nel 1860 in Europa, la Germania, la Prussia, gli altri, si dà da fare per fare la ferrovia Berlino-Baghdad, B&B, che non era un bel breakfast e non era nemmeno Brigitte Bardot, ma era così, era B&B. Infatti nei documenti è BB, quindi o Brigitte Bardot o bed and breakfast, dipende da come lo volete ricordare. Perché? Pensateci. Che cos'è una ferrovia? La ferrovia è un elemento a valenza strategica, come l'acqua. E quindi, che cosa voleva dire? Che da Berlino, scendendo nei Balcani, e facendo questa ferrovia dicendo che ecco il maestro, ecco il maestro, maestro, non fa applauso al maestro Toro. Allora, io continuo, ho cominciato con te. Vedete, dai Balcani entrava in territorio ottomano, ok, certo, per portare i pellegrini, gli agi alla Mecca, sì, ma per portare le truppe. Così come, e qui non rivelo un segreto di Stato, uno dei grossi problemi dell'exit delle nostre truppe dall'Afghanistan, sapete qual era? Oltre naturalmente, ma l'Afghanistan è stato stabilizzato, non è stato stabilizzato, bla 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 bla, 15 chilometri lineari di materiali da riportare in Italia. Lo sapete? 15 chilometri lineari. Ormai si può. 15 chilometri lineari di materiali da riportare in Italia, perché senza la logistica non si fa niente, questo mettetevelo in testa. Allora, questo così per dirvi delle cose divertenti, no? Ecco, bravo.
proprio bravissimo. Siamo anche riusciti a sistemare le cose. Dopo però mi informati. Quindi, questo per dirvi che le fonti aperte sono molto importanti. Non so se vi ricordate, c'è stato uno scandaletto, certo, signor generale, non Polley, uno scandaletto, no, romano, eccetera, e uscì con un certo signore, Pio Pompa, Pio Pompa, questo nome, 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 aveva dei dossier segreti, segretissimi, dove in via nazionale, come sempre in un certo posto, sono sempre stati loro. Lo sapete da che cosa erano composti questi segretissimi dossier? Dagli danni di giornale. C'è riso, mezza Italia, non c'era niente da ridere. Perché? Perché le fonti aperte sono importantissime. Io ho detto un indirizzo noto, perché in Italia una cosa è molto divertente. Si è molto tradizionali e abitudinari. Allora, noi abbiamo a un certo punto nel 1925, Mussolini pensa, Mussolini aveva una serie di servizi segreti più o meno buoni, più o meno valori, cioè quello militare, il cosiddetto servizio di informazione militare del SIM, con dei centri di controspionaggio, che c'è lo spionaggio, c'è l'offensiva. Benissimo, e ora dalle carte sappiamo esattamente gli indirizzi. Ma la cosa più divertente è questa, che quando è arrivata la Repubblica Sociale, no? Dopo 8 settembre, fine settembre, la Repubblica Sociale Italiana, anche lei, il suo ministro Graziani, ha ricostituito un servizio di informazioni militari, che si chiamò allora Servizio Informazioni Difesa, detto SID, altra cosa che volevo dire. Indovinate dove aveva sede, dove avevano sede il SID e il centro, esattamente dove erano state le sedi del SIM, pare tanto. E si chiama Servizio Informazione Difesa. Quando io parlo del SID, di cos'è? Servizio Informazione Difesa della RSI. Perché dopo la guerra ricostituiamo, va bene, il SIFA, prima il SIFA, poi il SIFA, poi a un certo punto la ricostituzione dei servizi di informazione militare e c'è fuori SID. Quindi quando io dico SID, il SID della RSI. A questo per dirvi un pochino come funzionano i servizi. Qual è, e poi passo a quello che c'è lì, qual è il concetto? Due concetti base da ricordare. Ah, vi dicevo, sono due libri che girano, che potete vedere, che sono seri. Uno è Giuseppe De Luzzi's, Storia dei servizi segreti in Italia, mi cita abbondantemente, siamo amici. E l'altro è Andrea Vento, ha un po' meno serio questo libro, ma lui, poverino, ha preso grandi pezzi del mio libro, però li ha messi, tra virgolette, con un altro carattere, quindi onestissimo, devo dire. I miei, come ho detto, li scaricate da questo sito. I concetti base da ricordare sono questi. In un primo momento, diciamo fino alla alla fine della Seconda Guerra Mondiale, noi abbiamo i servizi militari, io taglio tutto con l'accetta, Virginia, perché non posso scendere, abbiamo i servizi militari e i servizi civili del Ministero dell'Interno, variamente organizzati in un modo, variamente organizzati in un altro. Non parlavano molto fra di loro. Nel periodo fascista, soprattutto, i militari e l'OVRA dovevano parlare, ma non si fidavano reciprocamente. Questo esce dai documenti, non è una mia illazione personale, esce dai documenti. Benissimo. Poi arriviamo al 49, 1949, dopo l'entrata in Italia del Patto Atlantico, e continuiamo ad avere questa doppia strutturazione, c'è una maggiore colleganza,
fino ad arrivare al 77, in cui vi ho detto c'è questo grande cambio di trasparenza, e poi nel 2007 c'è un ulteriore passo avanti. Ci sono delle cose divertenti leggendo gli atti parlamentari, perché a un certo punto, specialmente nel periodo, io non ho scritto questo libro perché c'è stato un cambio all'AISI, però avevo già fatto tutti gli studi, un giorno se lo scriverò, cioè dal 77 al 2007. Cosa accade studiando gli atti parlamentari? Che molti onorevoli volevano arrivare a dire che ci doveva essere un ok preventivo per alcune operazioni coperte. Ho capito che l'ok preventivo, la coperta finisce, l'ok preventivo per l'operazione è stupenda. Ma addirittura guarda, la tipologia delle atti sì, che si poteva commettere, sì sì sì, no, perché è chiaro che i servizi devono rispondere al popolo e ai rappresentanti del popolo, ma è anche chiaro che c'è un certo tipo di operatività che non può essere proprio, anche perché, come sappiamo, alcuni nostri parlamentari sono assolutamente riservati, non dicono mai niente, vabbè, lasciamo perdere. Quindi il mondo dell'intelligence è un mondo molto interessante. Ancora più interessante, però te lo dico così, è la decrittazione dei documenti. Io in questo libro ho fatto un capitolo, ma velocissimo. Questo è un mondo molto divertente, come decrittare, come criptare, come decrittare le tavole. Io ci sono stata in mezzo, ma mi servono altri 10 anni per studiare questo e non ho tempo, mi dà 71 anni e mezzo dello stringere. Detto questo, non è che avere l'informazione, ah che bello, io ho l'informazione, ho fatto tutto. L'informazione va analizzata. Questo è l'importante. Sapete cosa è mancato, per esempio, a Caporetto? Tra i vari elementi che sono mancati a Caporetto, per cui siamo stati così malamente sconfitti, in realtà, vedendo le carte, è tutto nelle carte. Le notizie erano arrivate. Ma a livello di comando supremo non c'era la capacità di analisi, non c'era assolutamente. Quindi non hanno capito l'insieme delle informazioni. Adesso è ancora più difficile. Perché? Perché fare analisi di intelligence attualmente è molto difficile. Ed è lì che serve sempre di più, o forse torna in auge, quella che si chiama la Jung, cioè la mente dell'uomo, la capacità umana che non è un computer, non vedete questo stupido di computer, no, lui è carino, che per di più ha messo dei virus sulla mia pianeta, che adesso deve essere formattata perché lui gli ha dato delle robe che non doveva dargli. Vabbè, detto questo, quello che vi ha detto per esempio ieri la Contini e l'altra, benvenuto, avanti, avanti, perché io non uso il microfono, e vi ha detto l'ingegnere, sono alcune parti vissute di quello che io adesso vi dirò in teoria e che ho vissuto anch'io, perché vi ripeto, mi sono trovata nella rivoluzione etiopica quando hanno defenestrato Haile Selassie. Mi sono trovata nella rivoluzione islamica, per cui alcuni miei allievi università carini mi dicevano: prof, scusi, dove va prossimamente? Io non ci vado. Sempre carini erano gli allievi che sostenevano che io avevo una longa manica su queste cose. Non era vero. E poi mi sono trovata a Nassiriya prima della Contini e mi sono trovata in mezzo all'attentato al quale sono sfuggita per 20 minuti, perché anzi era scritto nel mio timing, io dovevo essere lì, per un caso non c'era. Quindi anche lì, insomma, ci sono varie cose. Poi vi dirò quali erano le mie impressioni e avevo visto giusto per delle cose. Pensate che la prima volta nella mia vita che andando a prendere il C-130 a Pisa, scrissi una lettera che lasciai a casa mia, io vivo solo,
da aprire nel caso io non torni. Quindi le idee ce le avevo già molto chiare. Non so. Allora, adesso analisi dell'intelligenza, si può dire in progress, secondo voi non si va a con le ricette. Ricette. Con le ricette. Ricetta? Sì. Questa? Sì. Ah, benissimo. Analisi, caro collega. Allora, analisi questa scelta. Io questa parte è basata soprattutto nell'ambito e nel presupposto che non siamo in una guerra convenzionale, siamo in un momento, nemmeno guerra seria, è un momento asimmetrico di cui dobbiamo cercare di pararci le spalle qualche altra cosa. Quello che può succedere. E infatti questa cosa, che questo corso che io ho fatto con la polizia inglese più di un anno fa, era dedicato a cercare di capire come contrastare le radicalizzazioni degli estremisti nella società civile. Una parte di questo lungo corso che abbiamo fatto era dedicata all'analisi delle intelligenze, cioè all'analisi degli elementi che possiamo trovare in programma. Quindi analisi questa sconosciuta dell'agire, soprattutto il territorio umano, anche con le azioni militari, occorre saper leggere le informazioni, analizzarle. Analisi è un'abilità molto difficile da affinare, molto difficile. In un contesto urbano occorre conoscere bene. E qui ricordiamo quello che ci ha detto la Commissione. Nemico il territorio. Allora, siamo in Iraq, così, per caso. Siamo in Iraq. Nemico il territorio. Popolazione, cultura, abitudini locali, costumi sociali accettati, infrastrutture di natura varia che supportano tutto questo sistema. Va conosciuta bene la popolazione perché gli insurgenti trovano supporto e linfa vitale nella popolazione. Che cosa vi ha detto il Gabottini? Che lei andava a parlare con i gabini? Certo. Perché i capi villaggio e i capi tribù erano quelli che ti davano il polso della situazione. In Afghanistan, quando io andavo a trovare i capi villaggio, ad essendo donna, dovevo anche tra le donne, cosa che agli amici dell'esercito faceva tanto dispiacere, invece io potevo andare a vai, vai, dici, dici. Poi parlando anche la lingua riuscivo a intendermi con queste signore. Io chiedevo sempre al capo villaggio, ma dove vi hanno eletto? La risposta era il consiglio dei saggi, il consiglio dei donne. Quindi c'era una democrazia, c'era una logica. E questo che secondo me gli americani non hanno mai, non è detto che la nostra via alla democrazia sia quella corretta. Noi parliamo di democrazia, ci riempiamo la bocca di democrazia, sì, certo, io in Italia posso parlare male del governo, c'è niente, non mi mettono dentro, ma quanti atti di vera democrazia, a quali atti di vera democrazia posso partecipare? Le elezioni, come ho detto prima. Beh, è una democrazia un po' ridotta per me. Quindi si dice tanto che Tsipras ha fatto un referendum, scusa, no? Tsipras ha rimesso in mano, è un atto politico, perché Tsipras è un animale politico normale, animale nel senso buono, ma lui ha ridato per avere consenso popolare. Ha ridato al popolo la voce. Ecco la demonstratossi, il potere del popolo. Comunque, vedete quello che vi diceva ieri la mattina, che vi dico anch'io, capire i gesti. Raccontavo a loro la popolazione, la popolazione, per esempio. Allora, io ho vissuto in mezzo agli sciiti per 5 anni, per questo lavoro. Vissuto in mezzo a loro 5 anni e ho capito il loro modo di
di gestire ognuno di noi. Non so se sapete che gli arabi noi diciamo no, perché senti 1, 2, 3, 4, 5. Loro fanno. Capite? Un piccolissimo gesto. Così. Bene, adesso non mi ricordo più che cosa, quale cosa stavo dicendo. Di Nassiri. Andiamo a portare un biglietto di auguri per Ramadan. No? Perché il comando italiano fa stampare un biglietto di auguri per Ramadan e dice di andarlo a portare in giro. Io ero quadrato nella Multinational Specialized Unit, che era comando carabinieri, è un reparto di formazione multinational, c'erano i rumeni e andiamo a portare questo biglietto di Felice Ramadan. Allora, questo Felice Ramadan che portavamo era in questa formazione 12 ragazzoni dentro. Grande bravo, carabinieri, Tuscania, a Cuneo, così io in mezzo, ho un colonnello alla mia destra, un colonnello alla mia sinistra, tutti vestiti di insegne, io vestita di blu senza la maglia, non ero militare, e io alle donne porgevo questo bigliettino. Beh, mi dite che percezione si poteva avere di questi auguri che facevamo? Quindi 12 armati, con arma lunga, caricata in testa, quindi era un po' difficile e io non mi sentivo a mio agio. Io mi sarei sentita molto più a mio agio con il mio chador, cioè velo che si porta in Iran, no? Si porta così, il mio velo, e se fossi potuta andare in giro da solo. Naturalmente non potevo, perché ero inquadrata in una certa struttura e non potevo mettere in pericolo la struttura nella quale io ero inquadrata. Ma sapeste quante volte avrei dovuto sgagliattolare al campo con il mio chador e andarmene veramente in giro, perché sentivo a pelle una ostilità. E cioè, l'abbiamo visto, il giorno successo, quello che è successo. Analisi. Fare analisi vuol dire comprendere in profondità il nemico, quali sono i suoi obiettivi, la sua volontà, come si inserisce nella popolazione, quali necessità della popolazione soddisfa se è vicino. Questi sono gli elementi anche per capire, oltre che con un'analisi geopolitica, cosa sta succedendo, il califfato, perché prende piede, era detto ieri da Putini, dal punto di vista proprio tecnico, gli ex di Saddam Hussein, eccetera, eccetera. Però una parte della popolazione gli si rivolta contro, parte c'è. Non so se sapete una cosa fondamentale, che la moschea non è solo il luogo dove si va a pregare, è il welfare dei musulmani, perché in moschea c'è la scuola, in moschea c'è l'aiuto al prestito, in moschea c'è l'aiuto alla salute. Cioè la moschea è un mondo molto complesso, che non è solo il luogo dove vai a pregare, è un luogo assolutamente diverso. Ricordo molti anni fa il capo del CESIS, una persona che era diventata capo del CESIS, il CESIS è quello che disse il Dipartimento di Informazione e Sicurezza, che fa da chapeau, fa da cappello agli altri servizi, che mi chiese 2 ore di lezione sull'Islam, quindi ero 4. Allora non si parlava di Islam, però cominciavano ad esserci le prime moschee. E io gli dissi, parlo di 10-12 anni fa, qualcosa di più, dissi: guardi,
metta sotto controllo la mosca che stanno sorgendo, perché lì è un centro di potere, perché quando dai il welfare dai potere, hai potere. Se pensate, me lo ricordo da... Allora, continua, c'è allora perché il califfato sta per ora riuscendo a espandersi anche contro la popolazione in certi territori della Roma? Perché? Andiamo a cercare di capire. Il prodotto della mano risulta raccolta delle informazioni, studiare, integrare, valutare, interpretare, capire quante cose. In sintesi, un'analisi avanzata è un processo cognitivo di alto livello che produce un pensiero specifico, dettagliato e una comprensione approfondita di operazioni urbane di contrasto, la conoscenza di visione, quella che l'avversario ha di noi. Signori, ci ha detto Sun Tzu. Primo, se io conosco quello che vuole l'avversario, se conosco le mosse dell'avversario prima, posso avere un minimo di possibilità di vincere. È sempre la conoscenza, in tutti i casi, la conoscenza da potere. Napoleone ne aveva 6 i servizi di informazione. E Napoleone ci disse che tutti i suoi ufficiali erano quelli che adesso si chiamano ufficiali e ufficiali di informazione. E lui, tutti i suoi ufficiali, tutti i suoi soldati dovevano essere ufficiali. Cominciamo con questi elementi. È un po' teoria, ma insomma serve per capire proprio tutto quello che ha detto dall'altro, ma continui, perché riprendi. Bisogna scomporre l'informazione. Allora, queste sono 14 chiavi di lettura. Non è che uno prende l'informazione, allora aspetta, prima chiave di lettura scompongo l'informazione, seconda chiave di lettura faccio questo, no? Il processo deve avvenire rapidamente nella testa, e avviene per chi è abituato. Scomporre l'informazione, scomporla, trovare gli elementi di base e il pensiero che vi è dietro per analizzare il vero significato e facilitare la decisione. La scomposizione deve essere all'inizio del processo intellettivo per comprendere gli elementi essenziali, le caratteristiche, eccetera, eccetera. Cioè, chi me la dà? Per esempio, chi me la dà la luce? Perché me l'ha data? Intanto, per esempio, capire se le fonti sono attendibili o no, c'è una classifica delle fonti, di attendibilità delle fonti. Questo è molto importante. Beh, ci sono docenti, questa è tecnica, non mi interessa più. Pensare criticamente, questo è quello che un analista deve fare, pensare criticamente, cioè deve fare un processo intellettuale che esamina le asserzioni fatte, comprende i valori nascosti, valuta la testimonianza e ridà le conclusioni. Se il professore Ilari mi dà un'informazione, dice guarda, sta cosa è presa in mano. Ops, però la professoressa è molto attendibile, però automaticamente io cerco di capire perché il professoressa mi ha dato a me questa informazione. Così, no, uno dice cerchiamo di capire. Questo mi sta dando lei un messaggio di attenzione. No, assolutamente. L'analisi avanzata, noi abbiamo di analisi avanzata, cioè no, sì, è arrivata l'informazione, oggi ore 12 è arrivata la tal del libro. L'analisi avanzata non può fare a meno di pensare criticamente mentre valuta l'informazione per capire le trappole nascoste. Un'informazione fatta per indurre in errore. Quindi automaticamente, me l'ho insegnato a scomporre questi momenti, ma è un qualcosa che arriva al volo quando uno è. La mente umana erra facilmente e quindi un autocriticismo serve sempre. Analisi dei link. Un link è un elemento del sistema che rappresenta un legame comportamentale funzionale tra diversi campi del territorio sotto osservazione. L'analisi del link si basa su una conoscenza profonda delle connessioni
tra la popolazione e l'organizzazione, i legami tra il popolo e le forze di coalizione con il nemico, esattamente quello che vi ha detto ieri la Contini. La Contini, avendo fatto questa sua vita come parte del Cappellino, automaticamente l'esperienza ragiona in questo modo. Quando io ho fatto questo, mi hanno fatto fare questo studio, io ho ritrovato molte delle cose che io facevo senza rendermi conto dei processi che avevo messo in atto. Questa è una posizione delle chiavi di analisi, ma l'analista deve saperlo fare. E lì purtroppo succede un fatto che non sai fare se hai vissuto molto in quel posto. Altro esempio che facevo ieri a tavola, un'altra volta sono andata sempre con i miei, con la mia scorta, sempre uno e loro, eccetera, in un certo paesino. E io avevo una piccola macchina fotografica dei pantaloni neri, con una scheda scura. E si facevano delle foto, e sapete che i musulmani non amano che si facciano foto, perché rubi l'arte, ed è vero. È molto vero. Se fate dei ritratti con un bel teleobiettivo che funziona molto bene, una persona che non sa di essere ritratta, cogliete la vera essenza della persona. Questo però te lo dice un fotografo per oggi. Sto preparando un libro su ritratti privati di fotografia. Io vedo una persona. Due persone che ci seguono, una in particolare, una gelata molto storica, e ridendo ho detto, che abbiamo anche la scorta locale. Da un gesto che questo signore ha fatto, ho capito che la macchina fotografica, le due macchine fotografiche davano fastidio. Allora ho detto, la colonnetta, la macchina fotografica, io la sono messa nella tasca tecnica, non l'ho mai usata. Cosa? Lì in questo villaggio, perché da un gesto, ho capito da un gesto come sono abituato a quei gesti. Quindi quello che mi diceva la Contini è molto buono. Bisogna stare sul campo, conoscere. Io ho avuto la fortuna di vivere 5 anni in mezzo agli sciiti, la Siria, la regione di Tikal, tutta la parte sud dell'Iraq è sciita. Pensate che accanto al faccione di Al-Sistani, lì a Nassiria, c'era sempre la faccia di Khomeini. Io volevo fotografare questo poster, però non potevo mettermi a fotografare il poster. Allora, presi il maggiore giorno con l'altro, e il coordinatore disse: mettetevi una cosa lì, prendetevi un po', ma io voglio prendermi in realtà le due facce. Allora ero lì, c'è una foto e due. No, io volevo il poster con i due visi. Ali Al-Sistani, illustre imam iracheno, è di origine iraniana. Ali del Sistani. Anche questo bisogna sapere, che molto spesso i cognomi che non esistono indicano da dove si viene. Khomeini non si chiamava per niente Khomeini, si chiamava Ruhollah Mossavi, del villaggio di Khomein, da cui Khomeini, Saddam Hossein al-Tikrit, o Tikriti, perché veniva dal villaggio di Tikrit. E tutti quelli, attenzione, che erano nei servizi di Saddam Hossein, non solo quelli delle famose carte, avevano tutto il suffisso al-Tikrit. Guarda caso, vedete un altro elemento di conoscenza. Ma che ti mette tutti i paesani. Paesani, tutto niente, paesani. Perché? Perché lui sapeva che si poteva fidare solo dei suoi paesani. Sì, soprattutto nell'ambito dei servizi. Zar Vladimir, detto YouTube, io lo chiamo Zarvardi, e che bebè era? E il nome di attorno a lui sono vedete. Cioè, ci sono dei rapporti molto importanti, ma per tornare al nostro mondo, basta capire dal cognome
momento, questo da dove viene? Agli alzi stanchi? Agli alzi stanchi? Ah sì, certo, iraniano. Tra la Siria, la regione di Tikal e l'Iran, la frontiera non esisteva, non c'è fatta di no. Capite perché io non la volevo sgargliare ancora, non ce l'ho. Troppa fedeltà all'arma dei carabinieri, troppa, troppa. In sintesi è importante la Ramsey League perché il popolo, uno degli aspetti più importanti, è stato mio allievo. Lo ritrovo pure qua. E non se ne vogliono andare, capito? Per la serie non se ne vogliono andare. Questo giovanotto mi fa molto come allievo. Sta pure a sentirmi di nuovo. Beh, non è un caso questo qua, Nel senso che riferisce, Poi mi raccomando, riferisci bene, Sulla velina. Hai la velina. Analisi, quanto? Analisi del modello di popolazione, di scelta in una serie consistente di azioni correlate o diverse. Allora, per esempio, io non riuscirei a fare una buona analisi allo stato attuale di ciò che accade nei Balcani. Continui dice a Paolo perché c'è stata, io non sono mai stata nei Balcani, quindi non riuscirei allo stato attuale, né alla mia età, a fare una valutazione dell'intelligence che mi viene dai Balcani, lo ammetto. Mentre ciò che mi viene dal Medio Oriente, dal vicino Medio Oriente, sì, perché sono anni che frequento e quindi le rotelle girano per quanto riguarda quel mondo. Balcani per me è un mondo sconosciuto, totale. La Turchia, perché è sempre in quella parte. Quindi, analisi del modello, perché ho fatto questa analisi del modello di popolazione. Il modello della popolazione balcanica è diverso dal modello della popolazione medio orientale. Quindi io non sono in grado di discernere ciò che mi viene dal mondo dei Balcani. Io ho un giornale online, poi vi dirò il link. Io non mi occupo mai di Balcani, perché non sono in grado di occuparmene. E quindi provvidenzialmente noi tutti taccio sui Balcani. I modelli coinvolgono tracce o caratteristiche di un individuo, di un gruppo, e la serie consistente di atti correlati. In sintesi, i modelli sono costruiti sopra quelle relazioni che modellano il comportamento umano, tramite attività quotidiane, interazioni, transazioni, decisioni e volontà. Cioè, insomma, il Ramadan, faccio per dire, il Ramadan è un costume, ha dei significati molto profondi. Al tramonto c'è la cena di Iftar, che è importante, ma non perché mangiamo, è un momento di convivialità dopo il sacrificio, è un momento di riflessione. Ad esempio, la cena di Iftar inizia con una preghiera. Si rompe il digiuno con l'acqua e il gattero. Questa è la cena di Iftar. Bisogna capire queste cose, capirne il senso. Perché se uno dice, questi musulmani, ma come sono? Sì, digiunano 10 ore e poi mangiano. Sì, ci sono anche quelli che fanno così, però il senso è in alto. Allora, se vieni invitato alla cena di Iftar, sono stata io, questo sono arrivato tra l'altro ieri mattina, e sei cristiano, devi capire l'onore che ti fanno, di convivialità e di discorso interreligioso. È da capire. Il rapporto e di conformarsi. Se io adesso vado a terra, prima non ero andato a terra, mi metto, ho leggiato, non c'è d'oro. Perché lo devo fare? Allo stesso tempo io pretendo rispetto per le mie tradizioni, vorrei anche che mi godessero. Hai visto la cosa? Lo posso dire una cosa? Prima attaccata a quello che stai dicendo. A me è capitato sempre, la notte di Natale, di tanti anni fa, di vedere che il prete, che era francese, dava la comunione ai musulmani. E la cosa si è rimasta, no, è che, per carità, insomma. E poi
prima ha spiegato, questi vengono e il fatto che loro vengono significa che loro vengono a partecipare all'equivalente della nostra cena di Natale. E ti vedete un'altra, non è Medio Oriente, è Giappone. Nell'anno 80 sono andata in Giappone e sono rimasta in Giappone circa 2 mesi, ospite del direttore del nostro Istituto Italiano di Cultura. E ho fatto quello che gli aigini e gli stranieri non fanno. Sono andata, per esempio, al cimitero dei Ronin. Ronin è una bellissima storia, la storia del signore di Edo, anche per gli altri segnali. Insomma, allora il signore di Edo, i samurai, che sono questi samurai che sono più senza il signore Edo, sono. C'è un cimitero, la statua al signore di Edo. E i giapponesi mettono l'incenso alle tombe, queste sono davanti là, e poi il signore di Edo. Io che ho fatto? Biondo, capello lungo fino a qui, 25 kg di meno, occhio cerumero, gaijin proprio straniero. Ho portato l'incenso. Sono andato a metterlo molto lontano. Poi più grande davanti alla statua del signore di Edo, sono inchinato. Come? E mi guardavo molto gentilmente, perché loro non ti guardano mai di fronte, sono più caro così. Perché l'ho fatto? Perché volevo immedesimarmi in questa cosa. Poi mi sono andato a un tempio Meiji. E ho visto che lo facevo, ho fatto la stessa cosa. Ho comprato dei nastrini bianchi perché si attaccano a fatto un ciliegio sotto i signori. Sono andata a pregare. Ma come si prega? Gli spiriti possono essere distratti. Allora, per 3 volte si battono, ci si inchina, si sta lì, si chiede, si riflette, si chiede, non lo so. Poi ci si inchina, cioè si dice, ho sentito grazie, ho finito la mia cosa, insomma, perché l'ho fatto? Per cercare di capire meglio, per capire il significato di alcune cose. Lì ho capito che il mondo giapponese è molto lontano, che mi serve un'altra vita per capirlo, perché mi è venuta la sindrome di scaldata. Perché è veramente. Mentre nel mondo medio orientale, vado in Tunisia, vado in Libano, vado in Iran, vado in Iraq, eccetera, io mi sento a casa. Io mi ricordo la sera, questo Virgilio lo trovava scritto, questo, la sera prima della sera. La sera prima dell'attentato c'era una festa. Allora, le basi erano così, cioè la base comando e l'altra base, il fiume di mezzo e un tempo. La sera prima dell'attentato c'era una festa sul tetto dell'altra base, era la data all'inizio, sul tetto dell'altra base, perché il 15 di novembre c'era tutto il campo, se ne andavano 100 e arrivavano 100. Io non andavo a questa festa, non andare che ero stata invitata, ma chi mi faceva da professore, il colonnello che diceva professore, non ci voleva andare per fatti suoi, e io non potevo dire io ci vado, perché se avessi detto io ci vado dovevo fermare praticamente 12 militari per attraversare il ponte. Non potevo attraversare il ponte così, doveva avere un defender e 12 militari. Uno davanti, un tank, uno dietro, ma penso, dovevo muovermi con te. E quindi rimanevo io, il colonnello Aisti, se lo conosci, e un'altra persona che era il comandante entrato. Rimanevo lì, mangiavamo lì, eravamo seduti sui gradini, di quei gentiluomini che stavano parlando fra di loro, e loro ricordano che io li stavo a sentire.
faccio. No, pare che anche dicessi delle cose, perché io stavo sentendo un'altra cosa. Io stavo sentendo il pensiero. Ma mi piace molto sentire. Voi pensate a una notte nera, le stelle, siamo in Iraq e il Muezzin. E mi piaceva tanto. E io dissi, lo dissi anche con che piacere sentirlo. E uno dei tuoi gentiloni mi ha per cantare, una cosa tremenda, una lagna tremenda, eccetera, eccetera. Ma chi dei due lo disse? Invece per me era molto. Molto bello, fino a che io capii delle cose. Non capivo le parole che arrivavano dall'altra parte, erano fortissime. Allora, da una parte mi arrivava la musica americana, io capii quando il Muezzin stava più parlando, ma stava regnando in moschea. E lì sentii la mattina dopo abbiamo avuto l'attività. Quindi vedete la diversa sensibilità. I due signori mi dissero: no, ma che cosa noiosa, ma che roba, ma non ci interessa. E uno disse: lo sento, mi sento a disagio quando sento queste voci. Per me sentire così la preghiera è un momento di serenità, perché la interpreto in un certo modo, ma anche l'interpretare il cambio. Ero così. L'analisi, c'è qualcosa, e poi c'è. Analisi delle tendenze, scusate, adesso vado a discernere il significato, eccetera. Riconoscere le tendenze, questo è un punto importante. L'analisi anticipatoria, l'analisi anticipatoria, ve la spiego subito come l'ho spiegato ieri a tavola, è una cosa banale. Stiamo in macchina, stiamo guidando, e di botto capiamo che qualcuno davanti a noi o di lato farà qualcosa che può impattare con noi. E prima che questo succeda prendiamo i provvedimenti. E poi questa persona fa quello che deve fare. Previsione. Anticipazione. Scusate, un esempio banale, ma è un esempio che abbiamo tutti i giorni guidando, no? Bene, questo deve avvenire anche quando si fa analisi. Analisi anticipatoria. Il pensiero processa l'informazione e la metabolizza per arrivare a quell'abilità mentale sulla quale si basa l'anticipazione dei possibili eventi. Allora, io vi dico questo, vi ho detto questo piccolo articolo. Ve ne dico un altro. Io avevo scritto questa lettera prima di partire per l'Iraq, non era mai successo. Nel campo giravano, vedete, a tavola due, dunque voi sapete che l'attentato è stato in due momenti diversi e ciò che ha fatto distrutto è stata una cisterna. Io stavo nel campo comando, c'erano due cisterne che giravano, una era bianca e una era gialla. Quella bianca aveva anche dei nostri sopra, due dei nostri. Quella gialla no, quella gialla era quella che puliva le fosse fettiche. A me queste due cisterne che giravano mi davano tanto fastidio, tanto fastidio, ma proprio tanto. Non sapevo perché. Soprattutto quella gialla che non aveva nessuno dei nostri addotto mi dava tanto fastidio. Inoltre, gli operai iracheni che stavano lì mi guardavano con molta ostilità, ci guardavano, a cavallo soprattutto, e probabilmente non apprezzavano che ci fosse una donna che girava, e sentivo l'ostilità sulle mie spalle. Questa cosa delle due cisterne me la ricorderò finché perché non lo so, ma non mi piaceva, perché entravano e uscivano. Soprattutto quella gialla entrava in scena. Questa cosa mi dà un fastidio tremendo, perché non lo so, ma qualcosa mi era girato la testa. Naturalmente queste cose non si dicono, non è che sono andato dal comandante e non lo scusi con me, ma perché queste cose girano, mi avrebbe risposto, anche scema, scusi. Una perché deve portare non so cosa,
anzi da proprio da no, deve svuotare le fosse settiche, quindi che cosa gli sta chiedendo? Analisi tecnica, quindi c'è l'analisi anticipatoria e l'analisi tecnica. Gli aspetti tecnici della notizia, ve l'ha detto ieri l'ingegnere, come siamo messi noi, come abbiamo una mole di informazioni tecniche che bisogna saper analizzare. Non è che l'analista sappia fare tutto, la parte tecnica la lascerà a chi tecnico è, quindi è un insieme di lavori. Gli aspetti tecnici coinvolgono ad esempio radiofrequenze, conoscenze internet, approfondite, hackeraggio, perché io voglio sperare che nei nostri servizi vi siano informati, ma non so se ci sono. Invece sarebbe una figura interessante, professionalmente interessante. Una cosa posso dirla, 20 anni fa un ufficiale dei servizi che era addetto proprio alla parte tecnica mi spiegò come praticamente le reti, cioè internet, non avevano nessuna possibilità di sviluppo perché contraddicevano un determinato principio matematico che era calcolato. Analisi delle tendenze, prego. Analisi delle tendenze nascoste, discernere il significato dell'informazione, discernere l'eventuale interrogazione del subconscio e del suo modo di essere in un popolo e in singoli individui. Le risposte. E anche ciò che l'informatore ti dice in certi posti. Quindi in Iran, come la finanza, non ti dicono mai di no, fai. Perché il no è un atto di maleducazione. Ti dicono di sì, ma tu il sì devi capire se è sì, no, forse si vedrà che dovremmo passare. Devi capire che cosa vuol dire. Un esempio che ho fatto ieri che mi è successo veloce, perché io ho sbagliato perché io mi sono scoperta. Potrò scoprirmi benissimo. Un giornalista italiano, siamo in Afghanistan, il generale comandante di truppe speciali afghane, il generale italiano, giornalista italiano, io e un altro giornalista, io con sui pressi, così un cover, una cover che non era una cover, ovviamente. Allora, il giornalista italiano chiede in inglese, italiano, il generale italiano ci fanno, dice no, voglio chiedere al generale afghano se mi fa seguire un'operazione delle forze speciali afghane embedded, perché io sono stato embedded, cioè messo dentro tante volte dagli americani. Allora il generale italiano non lo chiede, dice di no, questo insiste, lo chiede il generale afghano con un bel sorriso, con un bel testo d'oro. Gli risponde Ceranne, in persiano si dice Ceranna, che vuol dire perché. Il giornalista italiano fa il generale italiano, mi ha detto di sì, io scoppio una risata violenta. Quindi mi scoppio, nel senso che. Hai capito? Che il generale afghano già aveva scritto, letto Free Press, sto questo, c'era chi è. E anche lui ride con me perché quella risposta era un otto punto. Il giornalista italiano non è. Però lasciamo questo per farvi capire, no? Che la risposta la devi capire, l'informatore locale devi capire se è attendibile o non attendibile, o ti sta dando l'informazione perché tu lo paghi e lo paghi di più se ti sta dando l'informazione che ti piace, oppure è una disinformazione. Poi bisogna capire quello che ti dicono. Allora, quindi analisi delle anomalie. Già stiamo andando a dare notizie. Ho capito. No, che faccio dare notizie ad Oras, no? Vabbè, scusate, mi permetto di scherzare con lui perché è stato uno dei miei allievi e una persona garbatissima. Quindi, analisi delle anomalie.
anomalie, questa è importante, per fare un'azione operativa in ambiente urbano, con valori culturali e comportamentali diversi, quello che vi diceva la Contini ieri. E lei come governatore di Ticam doveva comportarsi in un certo modo e doveva corrispondere per far capire il suo pensiero. Perché se io mi metto a fare l'occidentale, io parlo sempre di questo mondo, mi metto a fare l'occidentale e parlo con i miei paradigmi occidentali, non ci capiremo quasi mai. Analisi culturale o cultural intelligence analysis. Stiamo riprendendo, stiamo arrivando alla fine e stiamo riprendendo i vari elementi. Conoscere la cultura, il popolo, gli elementi che caratterizzano il comportamento, le tradizioni, le norme sociali, le condizioni dell'ambiente che circonda l'individuo. Quindi quello che dicevo, la cultura è nel suo senso antropologico, cioè la somma totale dei modi di vivere, di mangiare, di relazionarsi con lo straniero. Per esempio, come vi dicevo prima, il giapponese mai mi avrebbe guardato così, mai. Metteva le loro... Perché? Perché loro non mi vedono mai fatto. Ma se io mi presento adesso un certo tipo di mondo medioorientale, senza cominciatore, eccetera, non verrò accettato, allora lo faccio. Come l'ho fatto? Perché quando io vivevo in Iran, pure nel tempo dello Shah e dopo, io ho frequentato, per esempio, il santuario di Varamine, una moschea molto importante, la moschea di Shah Bulazin, e incontravo con... Un minuto vi racconto questo perché è molto importante. Io sono entrata in questa moschea molto santa per loro, c'era un funerale e quindi io stavo in un bollino perché era un momento scelto un po' forte. Mi si è avvicinata una donna e mi chiese: ma tu parli persiano? Che stai chiedendo? Non sono musulmana. Vieni con me, all'interno di questa moschea c'è uno shrine, quella che è la tomba di questo santo Abdulazim, che si gira in tutto il mondo, quindi è il momento più sacro. Io non lo so, perché si vedeva bene questa moschea. E lei mi disse una cosa bellissima che non dimenticherò mai, e te la passo perché è importante. Lei mi disse: ma questa è la casa di Dio. Se ci ripenso, è una piccola idea. Questa è la casa di Dio, vieni con me. E con lei ho fatto il giro della tomba di Santo. Sono uscito dalla moschea. Questo è l'Islam che io conosco. L'Islam io rispetto e continuerò a rispettare. E solo conoscendolo bene, purtroppo quello che sta succedendo non è facile. Vedete, l'analisi culturale del cultural intelligence analysis. Io ero molto giovane, perché avevo 30 anni e non conoscevo questo mondo, ma avevo avuto una lezione con una persona eccezionale. L'analisi semiotica, questa forza complessa, discernere il significato, discernere i mezzi sui quali l'informazione. L'applicazione più diretta degli analisti semiotici riguarda lo sviluppo e la comprensione delle specifiche culturali di un certo territorio nel quale si trova. Vedete che stiamo prendendo tutti i vari pezzi e li stiamo mettendo insieme. Quegli analisti aiutano a identificare e interpretare le culture, servono per trasmettere informazioni di valore, hanno più di stradaccio. È un grosso lavoro fare analisi del giudizio, non è che prende informazioni, spatti l'informazione, fai una pagina, non serve. L'analisi di aggregazione, perché abbiamo scomposto con i vari elementi, adesso dobbiamo riaggregare, ma guardate che in un analista provetto o che è stato sul campo, tutti questi
elementi, perché io un momento di prendere non ci muovere a questa cosa, tutti questi elementi sono un tutt'uno. Avete visto che la Contini ha detto delle cose che sono queste? Ma non credo che la Contini faccia questo tipo di... Lei lo fa istintivamente, come per alcune cose lo faccio anch'io. Poi rifletto e dico, ah, sì, perché io quel gesto l'ho interpretato perché così, 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 così. Ricomposizione dell'informazione. Ci siamo. Abbiamo scomposto. Abbiamo tirato giù l'universo mondo. Adesso la ricomponiamo, la informazione. Ed ecco l'informazione ricomposta di una persona come me che parte e scrive una lettera. Perché l'ho fatto? Non lo so. Però io ho avuto un processo nella mia testa solo dalle informazioni che ricevo, anche da qualche informazione interna, perché è chiaro che prima di partire avevo avuto un'informazione dai servizi. Però io avevo scomposto e ricomposto le mie informazioni al punto di scrivere per la prima volta una lettera, essendo sola dovevo lasciare delle disposizioni. Ci sono arrivata molto vicino. Ormai sei una strega? No, non esiste la preveggenza in questo. La preveggenza vera è perché hai elaborato, metabolizzato e ricomposto l'informazione. Ricomposizione tramite computer o mente umana degli elementi raccolti, la ricomposizione, la ricompilazione dei vari elementi disaggregati. Una volta che gli analisti hanno decomposto l'informazione con tutti i suoi elementi essenziali, i dati vengono ricomposti e ricollegati. Attenzione, questo l'ha detto ieri l'ingegnere, con l'uso di un computer, per esempio, cioè con l'uso delle macchine, ma la macchina non basta, la macchina non basta, assolutamente, perché la macchina è rigida, a meno che loro, poi forse faranno delle macchine invisibili, la macchina è rigida, la mente umana ha bisogno attualmente, perché la massa di informazioni è tremenda e quindi bisogna arrivare. Per finire, l'attività cognitiva dell'essere umano combina tra di loro elementi di sostanza ed è attività o energia. E chiudo con quello che c'è scritto nel DOG, perché non c'è la routine, The Dictionary of Military and Associated Journals, che è molto interessante. Dice che la sintesi è intelligence usage, the examining of the body that processed information. Without information, intelligence, final interpretation. Cioè, nell'uso dell'intelligence, l'esaminare, combinare insieme l'informazione processata, vuol dire scomposta, elaborata, con altre informazioni e intelligence per l'interpretazione finale. È un mondo, secondo me, è un mondo secondo me di grande fascino. Io, senza saperlo, ho preparato questo tipo di lezione, ma sono stata particolarmente contenta ieri, avendo sentito la Contini e l'ingegnere, perché sembrava quasi riprendere quello che loro hanno detto e metterlo in un quadro analitico. Questo in un quadro di insieme analitico, come per riprendere i vari pezzi. Devo dirvi una cosa, quando ho fatto un giorno e mezzo di queste cose in inglese, con la polizia inglese a Brexit, faccio un po' pesanti, io ve lo ammetto, però io rimettevo in un quadro tutte le mie esperienze. Ecco, questo per me è stato rimettere in un quadro completo e capire quello che era successo nella mia mente. Questa è stata la cosa per me che mi ha illuminato. Ho capito i miei processi intellettuali, ho capito perché avevo scritto la lettera,
ho capito perché quella maledetta cisterna mi dava fastidio, questo ingresso, ho capito perché un maledetto mercatino accanto al posto d'ingresso al nostro campo, un mercatino locale, mi dava un fastidio da morire. Dico, come c'è da fare? Dico, allora questi sanno quando usciamo, quando non usciamo, in quanto usciamo, per fare formazione, sono pazzi. Perché? Perché in Iran avevo dato questo tipo di informazione durante la rivoluzione islamica, siccome di notte io potevo vedere passare i tanti che passavano, mi chiamavano gli ambasciatori che puoi riferire, Gabriella, quanti tanti sono passati? Sono passati 10 tanti, perché? Perché io usavo un paio di fane, no? Un paio di occhi, nella notte, c'era qualche fuoco in cielo, sono passati 10 tanti, ecco. Piccola informazione sui fondi aperti. Adesso credo che il collega parlerà dell'economia e anche dell'economia di guerra, no? Perché la guerra è un gran volano economico, se mi permetti, perché c'è poi la distruzione e la ricostruzione. Sono la guerra e gli scazzi, i conflitti, sono un gran volano economico. Vi ringrazio per la sua. Questo è il mio ultimo libro, caro, anche le foto sono state fatte da me, no? E te lo do alla comunità, no, è un tale, perché io ti amo, i miei ricordi, sentite la e poi ci c'è una scusa questa mattina alla esposizione di quella che è la teoria dell'intelligence, esposizione che la nostra professoressa già anche personalizzata, cioè ci ha fatto vedere come dall'esperienza personale si arriva a sistematizzare una teoria. Perché si fa questo? Da una parte per poter trasmettere l'esperienza e quindi per poter formare persone che sul campo operativamente possano, come dire, già avere degli elementi acquisiti da coloro che li hanno preceduti. Dall'altra anche per affinare quelle che sono le capacità interpretative. Ma questo si fa in qualunque ambito disciplinare. Guardate che anche nella storiografia il metodo storiografico è un metodo basato sulla esperienza dell'attività storiografica, sulla sistematizzazione. E la stessa cosa accade, certamente, la stessa cosa accade ovviamente in tutte le altre discipline, compresa l'economia. L'economia è anche economia in atto, no? Che però produce una teoria economica. Professor della Torre. Quindi in questa relazione ho cercato di
vedete i temi delle donne della guerra in relazione ai dati macroeconomici. Le slide le troverete certamente sul sito. Quello che già trovate sul sito è la relazione. Quindi, se siete interessati, ovviamente le slide, come sapete, è soltanto una traccia. Se avete tempo e voglia, leggete una relazione dove trovate anche dei riferimenti biografici più completi. Allora, io ho penato un po' a trovare questo titolo, che non mi piace molto, ma a livello didattico forse serve. Vi anticipo subito che questa partizione che si evince dal titolo Economia della guerra, come studio, se vogliamo, tradizionale, e guerra economica come studio più recente, mi serve soltanto per chiarire le idee e per è una forzatura e per rendere didatticamente meglio la cosa. Però chiariamoci subito, è una cosa. Come vedete, sottotitolo considerazioni sui dati macroeconomici. Io sono un buon conoscitore di questi dei dati macroeconomici, ho insegnato assieme per 38 anni queste cose, quindi ho pensato di vedere il collegamento tra l'economia della guerra e i dati macroeconomici. Sostanzialmente quattro pezzi. La relazione si compone di quattro pezzi. Un prologo, in cui faccio una partizione draconiana, come vedete, tra quella che è l'economia della guerra in senso tradizionale, poi vedremo che cosa intende per l'economia della guerra. Ovviamente il professore Di Lai mi ucciderà, ma io non glielo ho detto apposta, così mi uccide poco. E la cosiddetta guerra economica, che è certamente la cosa più recente. Secondo punto, che cos'è l'economia della guerra? È, se volete, un ambito che io chiamo tradizionale di studio legato al conflitto armato in senso stretto, come sottotitolo qualche accenno sull'influenza delle esigenze, ripeto, strettamente militari, sulle stime macroeconomiche. Come vedremo c'è, e questo è molto consolidato, come vedrete ho dedicato molto tempo a questa cosa, un po' meno alla cosa successiva alla guerra economica, perché sul secondo punto c'è molta bibliografia, c'è molta conoscenza, anche se le cose che vi dirò probabilmente suoneranno del tutto nuove. Tenete presente che anche tra gli economisti di professione, quello che dirò, pur essendo pubblicato negli Stati Uniti negli anni 30 e 40, sono tutte cose arrivate nel secondo dopoguerra. E tutto sommato non sono neppure note ora ai miei colleghi. Conosco il PIL e finisce lì, perché il PIL sia stato creato, tutti pensano sia stato creato per cose nobilissime. La guerra non è sempre una cosa nobilissima, ecco, il PIL è stato creato per guerra. Terzo punto, la guerra economica è la cosa più recente, quindi meno consolidata. Avete sentito le esposizioni l'altro giorno del generale Carlo Gian, dei dottori, San Felice, eccetera, eccetera. È tutto un mondo nuovo, per molti aspetti, certamente più aperto, certamente più complicato, molto meno consolidato, e quindi quello che io sul secondo punto vado con un razzo, sul terzo ho molte difficoltà. Perché? Ma questo non significa che il dato macroeconomico sul terzo punto non sia rilevante. È rilevante, però è molto più complicato da gestire. Poi, ovviamente, il quarto punto conclusivo. Provo quello che dicevo, una partizione draconiana tra un numero uguale di 30 punti, perché è sul sito. Tra concetti di economia della guerra e guerra economica. Economia della guerra.
io lo chiamo un ambito tradizionalista, legato direttamente al conflitto armato, nei momenti della pianificazione del conflitto, nel momento della gestione operativa, incluso il tema successivo della fine del conflitto, dopo la pace, l'armistizio, il tema spesso delle riparazioni. Quindi diciamo, per l'economia della guerra, io cerco di focalizzare l'attenzione sul momento proprio strettamente bellico della guerra, nei tre momenti, prima, durante e dopo, per vedere le implicazioni macroeconomiche. Guerra economica invece è un tema certamente più recente, anche se non è svincolato dalla tradizione, come attività non strettamente militare. Spesso attività preliminari o anche concomitanti con quelle militari, spesso successive alla gestione propriamente bellica del conflitto. Ho fatto un inciso, sanzioni e embarghi sono trattate molto spesso come parte della tradizione, cioè dell'economia di guerra. Io lo tratto in questa seconda parte come guerra economica perché, ripeto, non sono strettamente svincolate al momento bellico, ma semplicemente il livello per problema di tanti. Secondo punto, economia della guerra, dicevo, come ambito tradizionale, legato strettamente al conflitto armato. Qual è stato l'influenza sulle stime macroeconomiche? E ovviamente qual è stata la rilevanza delle stime macroeconomiche alla fine della gestione del conflitto? Tradizionale perché per economia della guerra intendo la guerra come la intendevamo, non lo so, fino a qualche decennio fa, la guerra tra stati, combattuta tra eserciti nazionali, difesa offesa dei sacri confini della patria, con un esplicito riferimento all'episodio bellico, con al suo interno una pianificazione micro e macro del conflitto. Attenzione, in questo senso, pianificazione intendo due cose che sono associate ma sono un po' diverse, la pianificazione militare e la pianificazione economica, che devono stare insieme. Micro perché mi riferisco tonnellate di acciaio, chilogrammi di derrata alimentare, eccetera, eccetera. Macro è l'aggregazione del conflitto. La gestione del conflitto, nel breve e nel lungo corso. Attenzione alla guerra, lo sappiamo tutti, non è soltanto le scorte iniziali, è anche la costruzione, il riadeguamento, l'ampliamento del conflitto. Lo diceva bene, adesso non so se l'ammiraglio generale, forse tutto due, la logistica. Perché attenzione, è una cosa banale, se sposti una cisterna di gasolio da un punto all'altro, bisogna vedere quant'è la distanza da un punto all'altro, perché altrimenti quella cisterna, per spostarsi, consuma tutto il contenuto della cisterna. Quindi il problema della logistica è importantissimo dal lato militare, importantissimo dal lato economico. E così. Qui ho preso una citazione del libro appena uscito, intitolata Allio, che è una collega di Storino, il libro è intitolato La guerra dei economisti della guerra, e c'è una definizione che mi piace molto di economia della guerra. Ve la leggo: l'economia della guerra si attaglia bene con le due guerre mondiali, che sono guerre di tipo industriale, di capacità tecnologica, combattuta tra stati.
mentre negli ultimi decenni il modo di fare la guerra è radicalmente cambiato, è quello che noi chiamiamo guerra economica oggi. Ora, mantenendomi sul primo punto, l'economia della guerra, mi domando quali sono le informazioni richieste a livello macroeconomico? Quali sono state le informazioni che sono risultate utili per il raggiungimento di alcune finalità strettamente belliche? Serve informazione economica. Io qui avrei voluto riportare diversi esempi, ne ho riportati alcuni, forse anche troppi. Di Giglio se vado troppo a Salamanca. Ripeto, tenete presente, io vado molto forte, molto veloce, anche dal punto di vista della stesura, non solo per te, perché ci sono alcune cose che per me sono ovvie, per cui sono andato liscio. Altre cose che mi sembravano meno ovvie, soprattutto per voi, probabilmente ho sbagliato le scelte, no? Ho iniziato dal mercantilismo, quindi siamo, il mercantilismo è una, dal mio punto di vista, un pezzo importante della storia della pensiero economico, siamo dal 500-600, sono è la prima corrente di pensiero, almeno quella più nota, un po' più vicina a noi, che si occupa di contaminazione. Come vedete dal titolo, stima del potenziale economico della nazione e bilancio dei pagamenti. Vado subito, tralascio cose che magari potrebbero essere importanti. Qual è l'idea? Ovviamente anche qui esposizione draconiana che ci interessa. Cosa intendevano i mercantilisti in quella fase storica? Secondo loro la ricchezza nazionale è strettamente associata al potenziale economico e al potenziale produttivo e si basa, è banale, sull'entità delle risorse naturali. Quindi pensate all'estensione territoriale, alla fertilità dei terreni, i minerali a disposizione. Ovviamente anche la produzione attivata dall'uomo. Però attenzione, siamo al 500-600, non c'è produzione industriale, cioè, o perlomeno c'è il commercio. La produzione è legata al settore primario, quindi alla terra, alle miniere. Quindi non c'è una grande crescita economica in quel periodo. La crescita economica, come la conosciamo noi, sarà solo con la rivoluzione industriale, quindi dovremo aspettare il 700. Quindi se una popolazione, una nazione deve crescere dal punto di vista economico, si deve un po' allargare. Quindi dal punto di vista della storia del pensiero economico, normalmente i mercantilisti sono visti un po' come guerrafondai. Forse un po' proprio perché, ripeto, il settore produttivo importante è quello primario, quindi legato all'agricoltura, legato alle miniere, all'allevamento. Ovviamente, come capite bene, la crescita economica non è molto rilevante. Se vogliamo crescere, dobbiamo allargare un po' i confini. E come vedete, c'è una citazione lunga della, di nuovo del professore Salvino che è importante e sintetizza un po' le cose che stavo dicendo. Cosa c'entra la bilancia dei pagamenti? La bilancia dei pagamenti è in quella fase prevalentemente il saldo fra le esportazioni di beni e le importazioni di servizi. Ovviamente il saldo può essere positivo quando le esportazioni sono maggiori delle importazioni. A un saldo positivo abbiamo un afflusso, oggi diremo di valuta, ma allora la valuta non c'era, c'erano le riserve auree. Quindi l'idea è che il potenziale economico e anche quindi bellico della nazione sia legato
per esempio, anche il sacrato. Allora bisogna creare condizioni perché ci sia una bilancia di elementi positiva. Però attenzione, non diamo per scontato quello che sto dicendo. Bisogna avere, per avere un saldo positivo della bilancia dei pagamenti, la condizione che bisogna costruire sistematicamente la bilancia dei pagamenti. Cioè non diamo per scontato quello che noi abbiamo oggi, la bilancia dei pagamenti. Allora, la bilancia dei pagamenti è stata sostanzialmente creata. Quindi, come vedete, la visione, in questo caso è una visione di teoria economica, e anche una visione, diciamo, di economia della guerra, richiama i dati macroeconomici. Quindi la bilancia dei pagamenti è una struttura informativa importante in quel momento, vista in particolare dal punto di vista dello, diciamo, economico e tecnico. Quindi la contabilità nazionale è in qualche modo finalizzata all'economia della guerra. Questo è semplicemente un esempio. Secondo punto, molto veloce, pianificazione militare e pianificazione economica del conflitto, in particolare riferito al primo conflitto mondiale. Perché prendo in considerazione il primo conflitto mondiale? Perché mi consente poi di fare un parallelo molto veloce con quello che invece nello stesso paese, in riferimento agli Stati Uniti, è successo nel secondo. Vi anticipo subito che i paesi anglosassoni, tanto per capire, sono sempre, almeno da questo punto di vista, all'avanguardia. Può piacere o non piacere, o perlomeno noi magari avevamo idee buone nel Settecento, poi come al solito ce le siamo fatte. Ok? Nel primo conflitto mondiale, gli Stati Uniti partono pure loro piuttosto tardi, anche come pianificazione economica. Però, guarda caso, nel novembre 1915, è un esempio, ce ne sono probabilmente altri, nel novembre 1915 il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti cerca di stimare lo sforzo tecnico. Cosa interessante, non solo gli Stati Uniti, ma anche dei paesi alleati e dei paesi nemici. Quindi è importante che queste stime siano per il paese, per il nostro paese, ma anche per i paesi alleati e per i paesi in potenziale conflitto. Quindi, come vedete, ho volutamente ricordato i quattro l'indice di questa pubblicazione: le politiche intraprese per il finanziamento dello sforzo bellico, il costo della guerra, ovviamente la previsione, il finanziamento dall'estero, perché le guerre non sempre si finanziano con soldi interni. Per esempio, la prima guerra mondiale l'Italia è stata finanziata prevalentemente dai finanziamenti delle banche americane, quarto punto, la ricchezza nazionale del Giappone. Quindi c'è un interesse, però la storia ci ha fatto vedere come negli Stati Uniti ci sia stata una specie di divaricazione. Cioè gli economisti hanno lavorato intensamente nelle agenzie governative create ad hoc negli Stati Uniti, come pure gli scienziati esatti, cioè scienziati esatti è brutto detto, vuol dire gli scienziati, diciamo, i fisici, i chimici, gli ingegneri, eccetera, eccetera. Con una differenza, che l'ho scritta nella slide, è meglio che pensa, che mentre i consigli di coloro che erano impegnati nelle scienze esatte erano ascoltati dalle autorità governative e militari, i consigli degli economisti, per qualche ragione, non erano assolutamente seguiti. C'è una brutta espressione, ma del
presidente della società dei cronisti applicati dell'epoca, successiva alla prima guerra mondiale, dice: noi facevamo semplicemente una raccolta di dati statistici. Questo che serve per farvi vedere invece nel paragrafo successivo quello che invece è successo sempre negli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. E come diceva l'ammiraglio Tartaglia, la storia la dobbiamo conoscere tutti. Partendo di ricordare una cosa che mi ha colpito, io sono intervenuto sulla reazione di San Felice, proprio su un punto. Quella che ci piace e ci deve interessare non è la storia delle vittorie, è la storia delle cose scontrite. Noi in Italia abbiamo fatto, nel ci piace o non ci piace, negli anni 30, delle vittorie, una dietro l'altra. Okay? Non ho detto perché. Avete capito che inizia per A e finisce per E. E non si arriva mai gli errori. Allora, che cosa succede agli Stati Uniti? Ah, scusate. Prima di riprendere quello che succede negli Stati Uniti, attenzione, prima di parlare, quello che io vi racconterò è successo per l'altro piano era, ve lo ricordate? Esatto. Quello che io vi racconto è successo un po' all'inizio degli anni 30 e con maggiore intensità dopo il 35. Quindi tutta la strumentazione macroeconomica degli Stati Uniti per gestire il conflitto ce l'avevano anni prima di Pearl Harbor. E noi qui avevamo il divieto di comprare tutta una serie di cose dall'estero, fra cui anche i libri. Sì. Allora io vorrei tanto sapere, non c'è scritto, vorrei tanto vedere cosa succedeva alle relazioni che gli addetti militari, gli ambasciatori italiani a Washington e in Inghilterra mandavano in patria. All'attenzione, io di questa cosa non ne so nulla, però ho sentito molte cose ieri, l'altro ieri, ho sentito, non so chi, che diceva, ma l'ha detto Navale a Stoccolma, aveva mandato tante belle cose, quindi l'informazione arrivava a Roma, che fine faceva? Ma questo è veramente un mistero, non c'è messa in Valdonia di Tolleranza. Infatti l'informazione arrivava, ma non veniva, scusate, per due motivi. Uno, non c'era il concetto di analisi. Due, per esempio, i grandi capi, questo non succedeva meno in Marina, i grandi capi non avevano molta fiducia dell'informazione che arrivava. Ecco poi perché ci sono state delle defaillance, se vogliamo chiamare. Scusa se sono interrotta, ma era solo Stefano. Benissimo, perché è un argomento che io l'ho sentito nell'aria qui. Dirò di più che ci sono dei rapporti da varie parti, anche di ufficiali dei carabinieri, interessantissimi, ma non venivano presi in considerazione dagli altri fatti. Quindi mancavano queste due: A, fiducia; B, analisi. Quindi si attacca esattamente a quello che stavi dicendo. Complemento di informazione. Grazie, scusami. Grazie, Gabriele. Ti volevo dire un'altra cosa che dirò dopo, ma dato che poi magari, come vedete, ho cominciato a non sentire più, perché poi mi faccio prendere dalla cosa. Attenzione, non solo relazioni, che ne so, dell'addetto militare, dell'ambasciatore, dell'addetto economico, non solo ovviamente lavori allora segretati e resi disponibili nel secondo tempo, ma pubblicazioni in vendita su tutte le librerie degli Stati Uniti e dell'Inghilterra
oppure pubblicazioni su riviste prestigiosissime di economia e di statistica a livello internazionale, che misteriosamente noi, e questo posto l'ho scritto, e l'ho scritto anche in che non solo in questa relazione, ma in due articoli che usciranno, in cui me la prendo con l'Istat, che ragazzi all'Istat non c'è quel libro arriverà nell'Istat del Foglio dopo gli anni 50, uscito nel 35, non segreto, libro pubblicato in Banca d'Italia, che in Banca d'Italia era un pochino più scaldo, meno condizionati dal momento storico, arriveranno nel 47-49, scritto, tranquillo, controllato di persone. Allora, vediamo qual era la situazione in Italia tra gli anni 30 e 40. E vi parlo di finanza di guerra. Attenzione, finanza di guerra, ve l'anticipo subito, non serve, non è tutto per pianificare un conflitto. Perché finanza di guerra, come dice il termine, ha a che fare col finanziamento della guerra. Riguarda tutte cose importantissime a livello informativo, se non più o meno avranno, ma non ha, essendo tutta un aspetto finanziario, non ha nessun collegamento con la pianificazione militare del conflitto. Perché la pianificazione militare del conflitto implica: quant'è la produzione nazionale? Non lo sapevamo? No! Noi entriamo in guerra, quando entriamo in guerra, vi ricordate? 40, giugno 40. No, Gabriella, quando entriamo in guerra? Sbagliato, ma di grande. Tu vuoi dire quando entriamo in guerra non come pianificazione, ma quando cominciamo ad avere un certo tipo di finanza autarchica. Esatto. L'Etiopia, quando facciamo uno sforzo logistico immane, lo sforzo logistico, io sono militare sanitario, però è immane lo sforzo logistico che facciamo in Etiopia. Tanto siamo che nel 40 non abbiamo più la finanza per e siamo autarchici. Noi entriamo in guerra di fatto nel 35, cioè la finanza di guerra italiana inizia nel 35. Attenzione, non i dati della produzione ce l'abbiamo, un dato più o meno inventato nel 36 e un altro nel 38, ma sono stime di singoli economisti, molto diverse l'uno dall'altro, significativamente diverse, e non c'è una stima ufficiale. Non perché la stima ufficiale sia migliore necessariamente della stima migliore, ma quella ufficiale significa che ci hanno lavorato 5 persone, 10 persone, un ufficio. Io non so quale stima utilizza, Mussolini scrive lettere volte dicendo che non ci sono proprio, non c'è proprio la produzione. Non si sa quale fondo, però. Poi c'è qui. Quindi attenzione, anche l'aggregato. Noi stimare la produzione è il primo pezzo. Cioè non ci serve solo, ci serve tutta una serie di cose, che le cose di economia sono cose banali, basta pensarci, e ve la racconto. Qual è i dati che noi negli anni, diciamo, metà degli anni 30, quando cominciamo a entrare in guerra, abbiamo? Quelli relativi alla finanza di guerra. Vado molto veloce per dirvi. Allora, dobbiamo avere conoscenze macroeconomiche su alcuni dati finanziari. Saldi da finanziare, quindi è l'interazione fra la differenza tra quello che è il totale della spesa pubblica e il totale del prelievo fiscale. Dobbiamo avere conoscenze sulle categorie della spesa pubblica. Buongiorno, ben arrivati. Io la signora la conosco, sulle categorie della spesa pubblica, quelle da espandere, che sono quelle legate al conflitto, ma anche quelle da contrarre. Sulle fonti di prelievo fiscale, che devono essere ovviamente efficaci in termini di gestione,
e non devono essere troppo distorsive col mondo della produzione e con il benessere delle famiglie. Questo è lo scopo del quindi c'è tutta la storia di partizione che chi ha fatto scienza delle finanze conosce tra imposte dirette sui redditi, sul patrimonio, imposte indirette sui consumi, imposte ordinarie e straordinarie, tutte cose che bisogna conoscere. Allora, il disavanzo va finanziato. E in che forma lo finanziamo? Cioè non è banale. Come è composto il flusso di indebitamento? Abbiamo titoli redimibili, cioè titoli che verranno rimborsati. Quale diciamo? A breve o lungo termine? Quella è una scelta importante, no? Dipende che idea tu hai sulla guerra. C'era qualcuno che credeva parlo lì in Francia, da una martellata in testa ai francesi, invece in giro da sinistra, mio padre ancora che non era un economista, non era un militare, però ha fatto la guerra d'Africa, come si dice, a 10 giorni non arriviamo neanche a piedi, non ce la facciamo neanche arrivare allo Shabbat, per chi conosce la scena. Quindi scelta titoli redimibili, cioè da rimborsare, o titoli di cosiddetti consols che non verranno mai rimborsati. Perciò fino al conflitto mondiale c'erano molti titoli, ma non solo in Italia, tant'è che il termine consols è inglese, che non venivano mai rimborsati, erano cosiddetti redimibili. Poi ovviamente tra quelli redimibili, quali ne scegliamo? Gli ebrei o quelli del medio lungo? Tutte cose che bisogna conoscere. Poi gestionare il debito pubblico, attenzione, non c'è solo da finanziare il debito pubblico corrente che serve a finanziare il disavanzo di quest'anno. Bisogna rifinanziare il debito pubblico, un pregresso che viene a scadenza, il problema della Grecia. E quindi e questo è anche un bel problema. Che vuol dire rifinanziare? Vuol dire che quando è una scadenza, con le buone o molto spesso con le cattive, puoi fare una conversione, puoi provare a fare una conversione tendente a far ridurre il tasso di interesse, oppure spostare titoli che erano a medio lungo termine a breve termine a medio lungo termine. Punto F è qui, il ruolo delle sottoscrizioni, nuovi titoli e nuovi rinnovi da parte di istituzioni vicine al tesoro dello Stato. In quella fase storica in Italia era la Cassa Depositi e Prestiti, le banche pubbliche e le istituzioni creditizie condizionate da quella che viene chiamata come persuasione morale del governatore, che significa che il governatore prendeva il telefono e diceva cara banca. Allora, calma fa. Ci sono. Sì, funzionava. Persuasione morale del governatore negli anni 50 del dopoguerra in Italia era così, si chiamavano 20 persone, perché le grandi banche e le categorie bancarie erano 20 persone, si facevano 20 telefonate del governatore e si collocavano i titoli. Così funzionava. Fino a massa. Faccio un breve. Faccio che non dobbiamo andare a tutte queste cose che conosco. Ovviamente, ultimo punto, molto delicato, sulla pressione del disavanzo e dei rinnovi, dei vecchi debiti, dei titoli a scadenza, quanta parte finanziamo con nuovi titoli e quanta parte finanziamo con monete? Lo sappiamo tutti, se finanziamo con monete c'è il rischio di inflazione dei prezzi. Quindi questa è un'altra. Ecco, noi sostanzialmente, sono molto in ritardo? No, assolutamente. Beh. Ecco, una sola notizia però, a luna va via la corrente. Sì. Questo è quello che frega. Possiamo fuori. Non si viene con la mia luce, però... Ecco, questa noi è la signora. Vedete quanti punti sono? Se voi scorrete tutti i punti, sono tutti i punti finanziari. Ok? In quella fase storica,
Questi sono discorsi che faceva il ministro delle finanze dell'epoca, Damon de Ranel, che aveva il suo piano, eccetera, sono tutti dati finanziari. Poi in fondo diceva, porca miseria, sarebbero necessari anche i dati reali, i dati della produzione, perché quando io parlo di prelevo fiscale, lo sapete tutti, faccio una aliquota media moltiplicando il prodotto il reddito nazionale, grosso modo viene con il prelievo fiscale. Se non ho cognizione su quello che è il prodotto e ho cognizione soltanto sulla aliquota media del prelievo, non conosco, non posso neanche prevedere il prelievo fiscale. Quindi, come vedete, un elemento fondamentale della finanza pubblica è la conoscenza. E questa è la situazione. Di fatto l'Italia entra in guerra senza avere una condizione precisa dei suoi dati reali. Dati reali intendono la condizione e tutta una serie di interrelazioni che non voglio anticipare. Attenzione, voglio dire, è una situazione. Non serve solo stimare il PIL. E non serve solo stimare il 36, il 38, ma lo devo stimare il 33, il 34, il 35, il 36, il 37. Meglio ancora, come facevano gli americani in quella fase storica, lo devo stimare su base trimestrale. Su base trimestrale. Il primo trimestre del 34, il secondo, il terzo. Noi eravamo ancora una stima del 36, del 38, e state quindi già, attenzione, non pubblicazioni segrete, quella stampa, libri pubblicati e articoli. Ci possono stare più da prima. Paragrafo 2.4. Questo titolo è pianificazione economica. Lunedì ci ho inserito dentro la grande strategia del pensiero militare e lo sviluppo dei conti nazionali. Cioè, io adesso non la butto lì da economista. La storia del pensiero economico mi dice che negli Stati Uniti e in Inghilterra, grandi economisti dell'epoca, che diventeranno poi addirittura premi Nobel nell'immediato secondo dopoguerra, cominciano a metà degli anni 30 a lavorare al gabinetto di guerra, come si chiamava inglese, no, britannico, scusate, perché se c'è qualche inglese poi si arrabbia, e al dipartimento, insomma, militare degli Stati Uniti. Questi sono tanti economisti importanti, tanti. Alcuni diventeranno premi Nobel nel secondo dopoguerra. Vi anticipo subito, tanto per usare un nome famoso, John Maynard Keynes. Chi lo conosce? Scrive la teoria generale nel 1936, nel 1939-40 scrive How to Pay for the War. E c'è un aneddoto che convoca tutte le sere davanti al caminetto della sua abitazione privata James Smith, Richard Stone diventerà poi il premio Nobel, che sono suoi allievi, e gli fa costruire per l'Inghilterra, siamo al 39-40, la contabilità nazionale inglese dell'epoca. Attenzione, in quegli stessi anni questo articolo è pubblicato su una rivista importantissima, non è segreto. Ovviamente in Italia lo conoscono questo, questa guerra. Conoscono pure il libercolo, Auto per Fortuna, in un documento, ok? Però non si sa com'è in Italia. No. C'è un istituto famoso in Italia che segue la pianificazione di guerra, la data dell'economia,
che si chiama Istituto Nazionale di Finanza Corporativa, che in realtà è la Banca d'Italia. Io le carte le ho viste tutte, quindi so per certo che gli economisti importanti, che gli italiani che lavorano lì, conoscono questa cosa. Non so, alcuni sono con la camicia nera, ma molti non sono con la camicia nera. Misteriosamente non fanno, fanno poco o nulla. Però lo conosco, l'informazione c'è, c'è anche il problema. Negli Stati Uniti posso dilungarmi un po' di più. E c'è una, un'associazione, io Benson Little Heart l'ho conosciuto pochi giorni prima di venire qui perché ho letto un lavoro di dottore che ha relazionato e l'ha citato moltissimo, eccetera, eccetera. C'è un momento storico e riflessione di questo grande personaggio su quella che lui definisce grande strategia è assolutamente concomitante con la riflessione degli economisti, cioè anche una poi per gli Stati Uniti questa perfetta sovrapposizione tra ambienti militari e ambienti di economisti è molto forte. Quello che vi racconto, che ho scritto, è assolutamente patrimonio della storia del pensiero economico. Quindi c'è una grande strategia in campo militare, ma anche in campo economico. Ora vado un po' veloce, poi ve la leggete con calma. La slide c'è scritto tanto, nella relazione c'è scritto ancora più di più. Per capirci, dicevo prima, attenzione, per pianificare la guerra a livello umano, io non devo conoscere solo la produzione, con tutte ovviamente le partizioni interne, quelle che noi chiamiamo branche produttive. Cioè non mi basta conoscere la produzione totale, eccetera, cioè, devo sapere che la produzione in agricoltura è 20, la produzione nel settore minerario è 5, la produzione nell'industria con tutte le sue partizioni 30, 40, la partizione dei servizi è top. I servizi ovviamente, se dico soltanto uno importante, il servizio di trasporto ovviamente è cruciale, no? Ecco, attenzione, in Italia siamo messi male già a questo livello, non sappiamo quant'è la produzione, siamo legati a 36 e a 38, finito. Abbiamo solo questo, non abbiamo una serie storica, ma questo è il lato negativo, sì, importante, ma non è l'unico dato importante. Per pianificare il conflitto devo avere almeno due o tre variabili importanti. Io preparando questa relazione, eppure essendo, ripeto, da 30 anni ho insegnato queste cose, solamente a questo punto ho capito perché il maledetto Moses Abramovitz negli Stati Uniti negli anni 30, cioè dagli anni 30, comincia a studiare gli ammortamenti. Ma che ci frega degli ammortamenti? No, è importante. Ha dedicato una vita allo studio degli ammortamenti. Che vuol dire ammortamento? Vuol dire utilizzo, usura, distruzione di beni capitali. Che dettagliato socialmente. Allora, dicevo, serve la produzione, serve senz'altro, tutte le partizioni per prendere. Poi ci serve l'altra cosa che è immediata, reddito. Attenzione, produzione e reddito sono dal punto di vista numerico quant'è la stessa cosa, perché il valore della produzione, cioè il valore dei beni prodotti, si incorpora nel reddito distribuito a coloro che hanno partecipato a quel processo produttivo, quindi salariati, stipendiati, capitalisti, grandieri, eccetera, eccetera. Quindi produzione e reddito sono, dal punto di vista logico, due cose diverse, ma dal punto di vista quantitativo sono la stessa cosa. Quindi se c'è produzione, c'è anche reddito. Quello che manca per pianificare la guerra sono i due altre variabili.
quelli che si chiamano i consumi pubblici, se volete i consumi della pubblica amministrazione, quindi terrazzo, eccetera. Non è proprio così, però, cioè tutti i beni che vengono utilizzati dall'amministrazione pubblica, e quelli sono prevalentemente a fini militari. Ok. E servono ovviamente i consumi delle famiglie. Non so se è chiaro il discorso, a questo punto avete capito qual è il problema. Se io conosco solo la produzione, corro il rischio che l'errore che hanno fatto i nazisti di o affamare la popolazione, se utilizzo troppi beni a fini bellici, oppure di limitare le risorse disponibili per la guerra. Cioè, se do da mangiare troppo alla popolazione, tolgo risorse. E c'è un passo bellissimo, che poi non sono riuscito a trovare il punto preciso. C'è uno di questi economisti americani, si chiama John Kennedy Galbraith, che dice, e che anche grande economista, ma che lavorava, John Kennedy Galbraith, che lavorava, scrive questa cosa in un suo libro famosissimo di divulgazione, storia del pensiero economico, che si chiama Storia dell'economia, edito 40.000 volte, e che dice, attenzione, i nazisti hanno perso la guerra, perché nonostante la loro precisione teutonica, c'è proprio scritto così, hanno prodotto relativamente poco rispetto ai bisogni complessivi, e comunque hanno le famiglie tedesche hanno mangiato troppo rispetto alle risorse necessarie per il sostentamento del lavoro. Troppe pure come no. Esatto. Anche loro, e c'è una frase bellissima, nonostante la loro precisione del conto. Guardate l'ultima parte, l'ultima riga, confronta una delle conclusioni del US Strategic Bombing Survey 1945. Ecco, questa unità, che poi era molto legata ai servizi segreti, ha iniziato ad operare in Sicilia. Era piena di economisti. Ok? Forse sapete che un grande economista, teoria dei giochi, von Neumann, famosissimo, c'è quella cosa bellissima che ho trovato da qualche parte, dice, ma dove dobbiamo rinforzare la carlinga degli aerei? E lui, applicando non la teoria del gioco, ma il buon senso, disse, per dire che negli Stati Uniti, in quell'epoca, molti economisti famosissimi lavoravano e avevano un grado di dare. Comunque, dobbiamo stare, scusi, il fatto che si dice che la produzione bellica tedesca dipende anche da un fatto che si sia molto curata la, diciamo, la produzione a fini civili, per evitare, penso io, l'affamamento che era stato mantenuto dai tedeschi, la causa del crollo del 17-18. Ma credo che anche quello spiega. Adesso non so, cito dottori, non so a quale punto, perché dica che è una cosa abbastanza nota, i tedeschi cercano di fare la guerra all'acqua proprio perché sai. Sì, cercano di allargare il più possibile, infatti anche Sciarretta ricordava la questione dell'Ucraina e la prima guerra mondiale, no? Però il problema non è soltanto avere a disposizione territorio e eventualmente anche il controllo delle risorse, ma poi i trasporti, la commerciabilità, cioè, no? Tutta la struttura. Credo però che queste cose siano molto simili per l'Unione Sovietica, cioè che probabilmente i conti nazionali dell'Unione Sovietica dovevano essere, o non esistevano, o erano bloccati. Cioè. Mi mancava una terza cosa, vi ricordate l'avvoltamento? E io dicevo, ma perché questo Mossi Sabrano si è dedicato una vita all'avvoltamento? Che
mi pareva che da economista non fosse la cosa che si domanda, invece mi pensava di domanda. Perché se tu conosci per conoscere l'ammortamento, devi conoscere ovviamente l'elemento di partenza che è la stima del capitale reale. Che cos'è il capitale reale? È il capitale che tu hai o in natura o quello che viene detto riproducibile, che è prodotto dall'uomo, e quindi le fabbriche, i macchinari, gli autoveicoli, eccetera, eccetera. E quindi tu devi avere tutta una serie di conoscenze, devi avere un inventario di beni. Questi beni sono molto diversi, hanno durate medie molto diverse, sono durate, come si dice, tecniche molto diverse dal punto di vista dello studio, e durate tecnologiche ancora molto più diverse, perché c'è sicuramente un tecnologico, è chiaro che non c'è sicuramente un tecnologico per un'abitazione residenziale, per voi non è abbastanza. Mentre superamento tecnologico per questo non c'è, però superamento tecnologico, che ne so, già il computer è rapidissimo, no? Allora, qual è, perché è importante stimare l'affrontamento? Perché tu puoi, in una situazione di guerra, posticipare l'uscita dal processo produttivo di beni economici che sono superati tecnologicamente, non te ne frega niente, quello rimane lì, il trauma, anche se è superato tecnologicamente durante la guerra, non lo sostituisci. Perché? Perché le nuove, i nuovi beni prodotti correttamente dal processo costruttivo, tu li usi o per finalità belliche o per il sostentamento delle famiglie, non per sostituire il vecchio bene capitale superato, quello non ti interessa. Però di nuovo devi avere la conoscenza. All'attenzione, io non lo so in Italia quando, o perlomeno, faccio finta di non saperlo, quando cominciamo a stimare per bene l'ammortamento. State tranquilli che il problema non ce lo poniamo sicuramente alla metà degli anni 30, ce lo dovremo forse negli anni 60. Ok? Invece i signori se lo pongono negli anni 30 e come problema conoscitivo e anche come sia statistico. Questo è quello che richiamo al punto A, come vedete, la rilevanza della stima dell'ammortamento del capitale reale. Punto B, fino a queste cose americane della metà degli anni 30, in tutti i paesi era abbastanza frequente la prassi di stimare ogni tanto il prodotto nazionale, sicuramente non c'era non si riteneva importante costruire una serie storica. Ora, da quel momento si costruisce una serie storica. La cosa che è stupefacente è che Taon di Ravenna, che era ministro del tesoro nella metà degli anni, nella seconda metà degli anni 30, dice: va bene, noi abbiamo il dato della produzione del reddito del 36-38 che ci dice che la produzione è più o meno a questo livello, possiamo immaginare che i consumi delle famiglie siano a quest'altro livello e entriamo a quello là. Ora va bene, è chiaro che dopo è tutto più facile. Ma o tu c'hai l'idea di fare una guerra all'anno che dura 10 giorni, oppure devi tenere conto che la guerra può durare qualche anno e quindi devi costruire sistematicamente la tua serie storica del PIL e di tutti gli aggregati connessi. Però attenzione, c'è un ulteriore problema: non devi costruire una serie storica del PIL con un ritardo informativo di 4 anni, cioè il dato del 40 non me lo devi dare nel 44, il dato del 40 non lo devi dare nel 40. Perfetto. Invece noi in Italia i dati informativi erano molto consistenti. Ovviamente quello che vi sto raccontando invece negli Stati Uniti, non solo cadenza annuale, ma come vedete un giorno mi pare che sia, ma cadenza anche trimestrale. Tutti i dati di contabilità nazionale loro cercavano di costruirli. Ovviamente su base trimestrale, ovviamente non c'era l'esigenza di un dato preciso, ma l'indicazione.
La terza cosa, il terzo elemento, questo è un pochino marginale, un po' una forzatura, però insomma comincia ad essere rimasto. Ecco, negli Stati Uniti, ripeto, gli Stati Uniti, non stiamo parlando dell'Unione Sovietica, si passa da stime che erano prima assegnate fatte da grosse fondazioni private che avevano anche una loro rilevante, non solo un atteggiamento scientifico, ma avevano una grossa dignità, quindi erano molto affidabili. Per esempio, il National Institute of Research è lì che nel 1925 vengono creati sistematicamente le prime stime di contabilità nazionale. Poi Samuel Kuznets, che è uno dei fondatori della contabilità nazionale americana, che è un professore di economia, che lavorava al National Bureau of Economic Research, diventano dei gradi, forse non lo so quello che fosse, e va a lavorare al Dipartimento del Commercio americano, che nel frattempo era stato militarizzato. Quindi c'è anche questo passaggio da stime di fonte privata a stime di fonte pubblica, ma questo diciamo forse è l'elemento meno importante. Questa slide numero 11 ho detto un po' tutto, nel senso qual era lo stato degli studi sulla contabilità nazionale alla fine degli anni 30 nel nostro paese. Come vedete, quello che ho già detto, avevamo stime soltanto per il 36-38, studiosi privati con metodologie molto diverse. Le definizioni di produzione erano molto diverse, non erano consolidate. Quindi i grossi nomi che giravano all'epoca avevano definizioni che potevano essere un po' diverse. Ovviamente a definizioni diverse seguono anche stime. Quello che è importante, senza partizione tra su quelli che erano i consumi pubblici e quelli che erano i consumi delle famiglie. Vabbè, mi sono autocitato con una procedura che è terribilmente, ma c'è l'intenzione che non mi devo fare pubblicità. Ripeto, io sono molto collaborativo. Io quando sento parlare anche oggi di autodidattia culturale mi prendono più alto. Io, come sapete, ho parlato con molti di voi, la mia cadenza è chiaramente romanesca, però io sono del Tocco con origini. E secondo matrimonio mi sono sposato in tarda età. E vado, sono in una valletta piemontese. Io sono di origine valdellinese e nel paese di Saraceno, che chi conosce un po' di storia economica italiana, che pur essendo valdellinese crea poi la cassa per il mezzogiorno, eccetera, eccetera, la Svizzera, eccetera, e di fronte a casa mia c'era Valentina. Quindi di persone insomma un po' diciamo aperte. Sono andato a tirare una valletta piemontese chiusa, terribilmente chiusa, e ho un buonissimo rapporto, un po' conflittuale, con un sindaco, diciamo, di vista, abbastanza famoso, che ha fatto la performance e parlato. Allora, dico scusa tanto, ovviamente ce l'ha con i marocchini, come vengono definiti, e con tutto quello che segue, i marocchini sono anche romani. E allora ho detto, scusa, caro, io sono interrotto, tu sei per correttare. Poi dopo ti racconto un po' di storia della mia famiglia, ha detto, scusa, caro, ma tu quando vai all'ospedale di Borgo Sesia, cerchi il medico bravo o il medico linguista? È quello bravo che c'entra, e allora che cacchio vuoi? Vabbè, insomma. Allora, c'è cioè, l'autarchia culturale mi dà molto fastidio. E purtroppo, devo dire, mentre nell'Istituto Centrale di Statistica era
scontato trovare un po' di autarchia in quella fase storica, era meno scontato il materiale, però anche il materiale di fatto e quelle famose pubblicazioni americane che erano note, erano pubblicate già a metà degli anni 30 in Banca d'Italia, arrivano perché due grossi funzionari in Banca d'Italia vengono spediti nel 49 degli Stati Uniti nell'anno del piano Marshall, per uno per intrattenersi sui nuovi studi della bilancia del pagamento e l'altro per gli studi di contabilità nazionale. L'Istat ci andrà poi, forse in sede di Istat non c'è mai andato. E quindi anche in Banca d'Italia c'era questo ritardo enorme. Un altro tema, quanto un altro tema che è molto diverso da quello precedente, perché quello precedente riguarda la pianificazione e la gestione del conflitto. Ah, una cosa che c'è scritto nella relazione, c'è scritto nelle slide. Attenzione, tutto quello che vi ho raccontato negli Stati Uniti è prima di parlare, molto. Tant'è che vi ricordate, ma già nel film viene fuori, che forse gli Stati Uniti sapevano un po' prima della parola, o l'avevano messo in conto. Io non lo so dal punto di vista strettamente militare come siamo andati a fare. Dal punto di vista macroeconomico, negli anni 35 già si erano fatte le schede dell'entrata. Addirittura c'era una previsione che stava negli anni 120, no? Sull'attacco aereo che abbiamo dimostrato. Quindi sì. Non è che non ci pensavano che i mezzi a disposizione della difesa avrebbero neutralizzato la possibilità di andare. Poi c'è uno studio di Jeff Records che è anche ufficiale, quello non è, che insegna alle university, il quale ha scritto una serie di libri fin dal 1991 per studiare il modo con cui gli Stati Uniti sono entrati nell'area guerra e tra l'altro sparando a zero contro tutte le guerre americane post 1945. Anche su quella del Giappone, diciamo, c'è stata un'enorme sottovalutazione della reazione giapponese, che è considerata irrazionale, all'ultimato che ha fatto, o di ritirare da tutte quante le conquiste che ha fatto, oppure noi li escludiamo, o per continuare a escludere dalla guerra. Questo però, lui, secondo lui, Pearl Harbor non è stata intenzionata da parte degli Stati Uniti, ma è stata, e quindi loro sapevano che i giapponesi avrebbero voluto, perché erano convinti che si sarebbero arresi. Questa era la cosa. Quando hanno fatto l'ultimato, confidavano nella razionalità, nella comune razionalità del Giappone. Ma comunque, le cose sono abbastanza guerre, comunque anche dal punto di vista militare economico si stavano preparando. Certamente. Quindi, diciamo, pianificazione e gestione del conflitto, i dati macroeconomici sono importanti, almeno la storia ci ha detto che sono stati importanti. I dati macroeconomici sono importanti anche per quello che succede dopo la fine del conflitto, cioè per esempio quelle relazioni di guerra. E qui vado un po' veloce, è una cosa abbastanza nota, ve la leggete, ho inserito anche delle citazioni di pubblicazioni relativamente recenti. Per esempio, quando si parla di relazioni di guerra, il primo caso, uno di quelli più eclatanti e per la rilevanza che sembra aver avuto e per la rilevanza anche scientifica del dibattito sono le variazioni imposte dagli alleati, in particolare dagli Stati Uniti, alla Germania alla fine del conflitto. Secondo Keynes, che scrive
se ben ricordo il 1919, secondo Keynes l'ampiezza delle riparazioni imposte dagli Stati Uniti alla Germania era, secondo le sue valutazioni, troppo elevata. Di recente alcuni autori, e come vedete ho citato un lavoro di Carabelli, della Carabelli, che dice prima, nel 2013, questi due autori discutono un po' la faccenda e citano dei lavori sempre molto recenti in cui viene negata la rilevanza, la ampiezza delle riparazioni. Cioè, secondo queste nuove valutazioni, che evidentemente Keynes all'epoca non aveva, quello che fu imposto alla Germania era in qualche modo sostenibile. Ora, lo scrivo nella slide, è banale. Per avere un giudizio bisogna conoscere i dati macroeconomici. Per dire, aveva ragione Keynes o aveva ragione, diciamo, di Grigi. Bisogna ovviamente avere delle idee su quelle che stime, su quelle che sarebbero state le possibilità di crescita del reddito della Germania, le possibilità di crescita delle esportazioni della Germania, i possibili saldi della bilancia commerciale, esportazioni meno importazioni, ma anche i saldi dei movimenti di capitali della Germania. Cioè bisogna, all'epoca, per valutare la congruità delle riparazioni, bisognava avere conoscenze, stime ovviamente, su quello che poi sarebbe successo. Di nuovo, la rilevanza anche per il tema delle riparazioni dei dati macroeconomici. Paragrafo successivo, una cosa che già in qualche modo ho anticipato, rilevanza delle lezioni della storia, quello che dicevo prima, ho citato, ma non è l'unico, l'ammiraglio Sant'Enice. La storia bisogna conoscerla, soprattutto la storia degli errori, per non rifare gli stessi errori oggi. Quindi, per quello che mi riguarda come economista in qualche modo esperto di contabilità macroeconomica, attenzione, noi sicuramente in quella fase abbiamo fatto un sacco di errori. Dal punto di vista dell'economista abbiamo sottovalutato quello, o forse non lo conoscevamo, però in alcuni casi lo conoscevamo, l'abbiamo sottovalutato. Per esempio, non vi mettete a ridere, in lista, non io perché in lista lo conosco relativamente poco, però persone che conosco, che fanno la storia dell'ISTA, dicono o in ISTA parlano negli anni 30 soltanto di razza e demografia. Finito. Adesso, a posteriori è facile, ma quanto erano messi in ISTA? Chiaramente dipendeva dal Gran Capo. Però io, queste storie che tutto dipende dalla Gran Carta, che poi sia vero, non so che mi interessa, certo, mi lasciano un po' così. Certo, non sottovaluto che un Gran Capo rosso o nero all'epoca potentissimo poteva avere incidenza. Cioè, forse è bella adesso, però forse nel 30 era meno bella. Però purtroppo è successo questo, ecco, bisogna cercare, ovviamente i tempi sono completamente diversi, i contesti sono diversi, però la monarchia culturale non è una. E passiamo alla guerra economica come ambito più attuale e più americano. Dicevo, e riprendo un'altra frase della Renata Alvio, tutte le cose che ho detto finora si riguardano l'economia della guerra tradizionale, cioè pianificazione e gestione.
e conseguenze del conflitto. La guerra economica è qualcosa di probabilmente più ampio. Non riguarda strettamente il lato tecnico della faccenda. Come dice Germano Dottori nella teoria della guerra economica, in un quaderno 2007-2008 della Società Italiana di Storia Militare, che potete consultare sul sito, la guerra economica sono tecniche, sono aspetti non strettamente bellici, in molti casi sono succedanei di quelli militari. Per incidere, come sui comportamenti del paese target, del paese avversario. Ora, io mi sono chiesto quali sono le forme più note, conosciute della guerra economica. In alcuni casi la macroeconomia ha delle evidenti connessioni e possiamo riflettere, e ci sono molti studi, anche se i risultati sono abbastanza, diciamo, aperti. E mi riferisco in particolare agli studi sulle sanzioni, ovviamente sanzioni negative, agli studi sulle politiche di sostegno, viceversa, quindi l'effetto invece incidenza è positiva, e gli studi sugli embarghi. Ora, questo sono punti in cui il dato macroeconomico, anche se i risultati possono essere discutibili, eccetera, ci aiuta. Qui cito un lavoro di Caruso, che poi me lo leggete con calma, la slide, eccetera, in cui fa vedere come i dati macroeconomici disponibili ci dicono che le sanzioni possono in alcuni casi avere funzionato. La cosa è abbastanza complicata, perché poi i risultati, bravo Caruso, ma ce ne sono altri, dicono cose abbastanza ovvie. Se la sanzione è forte, l'effetto negativo è forte. Però, se la sanzione è debole, l'effetto negativo è forte. E fino a qui ci stiamo. Poi però ci sono altri tentativi che fa sempre Caruso, che dice: se lo Stato senta, cioè quello che impone la sanzione, che è quasi sempre di Stati Uniti, secondo me, impone la sanzione a quello Stato target, e andiamo a vedere che succede con i paesi del G7, vediamo che se la sanzione è forte, l'effetto è comunque negativo. Se la sanzione è debole, l'effetto può essere un pochino compensato, perché ci sono alcuni paesi del G7 che in qualche modo hanno fatto in modo di aggirare la sanzione rifornendo il paese oggetto di sanzione. Quindi la cosa è un pochino aperta. Però su questi casi i dati macroeconomici sono utili, anche se, ripeto, poi le indagini di cui disponiamo ci danno risultati non del tutto unici. La cosa che invece in qualche modo è, va bene, la stessa cosa sul sostegno economico e finanziario, sugli embarghi, eccetera. La cosa, diciamo, che invece su cui veramente c'è molto da lavorare è sulla cosa che va sotto il nome di geoeconomia. Qui non entro ovviamente sulle definizioni, sui contenuti di geoeconomia, perché non ho nemmeno capacità di dire cose più
più buone di quelle che vi hanno detto in questo video. Io faccio una riflessione sulla rilevanza dei dati dell'anno. Ora, qui ci sono delle, scusate, tre implicazioni che, ripeto, sono banali. Per cui la macroeconomia certamente sarà utile, ma non la macroeconomia come la conosciamo noi. Quando io dico macroeconomia, dico dati di contabilità nazionale, con tutte le partizioni di cui dispongo. I dati canonici, lo dico in chiusura, i dati canonici di contabilità nazionale non sono più sufficienti. Per almeno tre ragioni, probabilmente sono di più. Io adesso è una riflessione che ho fatto, diciamo, questo mese in cui mi sono impegnato per sempre questa relazione. Ora, finché noi abbiamo parlato di quella che io intendo come economia della guerra, quindi economia strettamente legata al fenomeno bellico, e se volete alle guerre tradizionali, quindi pianificazione della guerra, gestione del conflitto, eventualmente conseguenze, vabbè, la contabilità nazionale ci serve, è utile. Quando però noi passiamo in un contesto molto più aperto, molto meno definito come quello della geoeconomia, allora le cose si complicano. Perché abbiamo, primo punto, sicuramente esigenze di informazioni più dettagliate di contabilità nazionale. Vi dico solo una cosa, non l'ho detta prima per non anticipare troppo. Forse voi sapete o non sapete che la contabilità nazionale vuole aggiornare la definizione di base contabile. Tutti i dati di contabilità nazionale, i dati economici, sono quelli che sono riferiti a beni e servizi prodotti dall'uomo. Attenzione, le risorse naturali non sono prodotte dall'uomo. Quindi il valore della produzione associato alle risorse naturali non è il valore della risorsa naturale, ma è il valore della risorsa naturale una volta che io faccio una prima relazione, la estraggo e la metto sul pianale. Ok? Quindi, nelle stime del capitale reale di contabilità nazionale non c'è il valore delle risorse naturali allo stato naturale. Quando io inserisco nella stima del capitale reale il valore delle risorse naturali, sto dicendo una cosa un po' diversa. È quel valore delle risorse naturali una volta che io l'ho estratta e l'ho messa sul pianale. Non è esattamente la stessa cosa. Quindi, per dire, attenzione, già nel concetto, nel momento in cui cerco di usare il dato macroeconomico per la pianificazione tradizionale della guerra, devo fare attenzione che il dato di contabilità nazionale lo devo leggere un po' attentamente. Ma quando mi sposto sul terreno della geografia, invece la ridefinizione del dato di contabilità nazionale deve essere più intensa. Dico una banalità: quando della contabilità nazionale tradizionale tenete in conto, io dico, beh, la produzione sì, mi serve, ma mi serve la produzione nel settore dell'agricoltura, nella branca agricola nostra, diciamo. Attenzione, per l'economia in quanto tale può andare bene, c'è la pianificazione militare, ma come niente, perché nella branca agricoltura c'è la pianura padana, il Cavaliere delle Puglie e la Sicilia. Va bene per la pianificazione militare, ma non è niente. Quindi devi associare la partizione per branche produttive, che è tipica della contabilità nazionale, con la partizione per aree geografiche, che non c'è nella contabilità nazionale. Quindi, come vedete, già nella pianificazione classica del conflitto, la contabilità nazionale è un elemento importante, ma la devo
E avete fatto un'altra cosa. La FIA c'è nella contabilità nazionale? No! Perché la FIA produce, produceva, cannoni, ti devo nominare, aerei, autoveicoli. Quindi la FIA era ed è spezzata in tante componenti, quindi non c'è la FIA in quanto tale, c'è. Ci sono diverse condizioni, la FIA per branco, per dire. Va bene per scopi militari? Sì, però forse mi serve anche a scopi militari sapere che la Fiat è a Sesto Calende, a Torino, a Gallarate, eccetera, eccetera, o a Menfi, no? Sì. Pure quello ci serve. Attenzione, siamo di nuovo fuori della contabilità nazionale. Secondo punto, perché i dati macroeconomici che normalmente disponiamo possono essere utili, ma fanno riletti alla luce della legge economica. Attenzione, la contabilità nazionale è fatta di confini nazionali. O confini nazionali, se quella che il PIL, prodotto interno, interno all'interno dei confini. Ci abbiamo anche PNL, prodotto nazionale lordo. Poi scusa, diciamo di riassunto perché non mi ricordo il nome. Attenzione, prodotto nazionale lordo. Che qual è la differenza? Il prodotto nazionale lordo è dato dai residenti nazionali. Io quando ero professore a Siena, ho insegnato queste cose per 38 anni, quando vedevo qualcuno di ordine nuovo all'epoca, mi divertivo, dicevo, senta, io vedo 30, ma lei deve definire, quindi mi dia di Bretto vedo 30, ma adesso gioco, quindi definisca residente nazionale. Lui immancabilmente mi diceva, quelli che hanno il passaporto italiano, ciao, non ti poggio perché ci hanno dato 30. Allora, chi lavora e opera all'interno del sistema? Sono quelli che permangono il sistema per più di 12 mesi. Quindi, lo studente Erasmus che va all'estero non è residente nazionale. Lo studente Erasmus che va all'estero conosce l'inglese, si mette a fare gli piatti, come abbiamo fatto tutti quando facevamo. Quello diventa residente nazionale inglese. Perché? Perché per pane e quindi è una convenzione con tassi, no? È chiaro che il residente nazionale italiano al 99% sono italiani. Ma non è la. Ma non coincide con esatto. Quello che è importante è il circolo di interesse. Comunque, al di là di queste battute, ma per dirvi che le cose sono proprio da questo. Esatto. Che ovviamente la differenza con PIL, scusa la ignoranza abissale, avete anche detto, la differenza con PIL tra PNL e PIL qual è? È che il PIL è la produzione all'interno dei sei confini della patria, mentre il prodotto nazionale.